Mamma mia, che buio! Vieni, vieni! Non avere paura, non c'è nessun pericolo! Vieni appresso a papà! Ai! Cos'è stato? Ho dato una capocciata contro una cosa dura! Ah, ti sei fatto male? Un po'. Ah, non è niente, hai battuto contro il sipario di ferro! A che serve? È uno spartifuoco, perché se succede un incendio qui in palcoscenico, si cala questo sipario, così il pubblico si salva e a noi ci fanno arrosto. Non ti devi preoccupare, sai, capita spesso in teatro a chi non è pratico di dare delle testate tremende. Vieni, vieni tranquillo appresso a papà, tranquillo, faccio strada io. Aia! Che è stato? Ho dato una capocciata io. Ma se tu sei pratico. Va bene, vedi, vuol dire che in teatro anche chi è pratico può dare delle testate tremende. Ma non si può tirare su questo sipario di ferro, per favore? Ah, che botta che ho dato, mi sono fatto un male. E tu? Ah, un bel pernocolo. Attento, eh. Dateci un po' di luce di servizio, non si vede niente. Non si vede niente. Oh, finalmente. Oh. Ecco, vedi, Chicco? Questo è il teatro. Io lavoro qui. Ti ci ho portato perché avevo piacere che tu vedessi dove lavora papà e anche per farti passare un pomeriggio diverso dai soliti, eh? Guarda, guarda quanto è grande il palcoscenico. E poi non ci sono ancora le scene, ma vedrai tu. Questo è il boccascena. Poi c'è il proscenio. E qui, sopra e sotto... Ehi, Chicco, ma che ti sei incantato? Vieni. È anche in discesa. Sì, sono le trovate degli scenografi queste. E qui, ti dicevo, sopra e sotto sta il pubblico. Il pubblico, figlio mio. Il pubblico è... Il pubblico è... Il pubblico è una bestia. Se lo vedi fa paura. Perché tu quando lavori il pubblico non lo vedi? Ed è meglio così, altrimenti la FIFA non ti dico. Aspetta, non lo vedo perché ho le luci in faccia. Aspetta, ora facciamo una prova e ti faccio vedere. Per cortesia, Giancarlo, si possono alzare le luci per favore? Vedi? Oh, è vero? Non si vede niente, diventa tutto buio. Invece tu pensa, a me una volta mi è capitato di vedere un signore che stava seduto in prima fila e leggeva il giornale. Ma non che leggesse il New York Times, che uno pensa, vabbè, quello non capisce. No, leggeva il Corriere dello Sport. Poi ad un tratto ha tirato fuori una radiolina e si è messa a sentire tutto il calcio minuto per minuto. E tu che hai fatto? Mi chiedi che ho fatto? Te lo puoi immaginare. Io sono andato sotto e gli ho detto, scusi, che ha fatto a Roma? No, e una volta invece non ho visto un signore che stava seduto qui in barcaccia e stava così, eh? Oh, serio, imbrugnato. Io... Come stava, papà? Così. Beh, io mi davo da fare, eh? Saltavo, ballavo, cantavo, raccontavo storielle, facevo monologhi. Il pubblico mostrava di gradire, sembrava divertirsi. E invece lui niente. Si può dire che alla fine ho fatto lo spettacolo soltanto per lui. Oh, dico, ma riuscirò a fargli fare un sorriso, a strappargli una risata? Se non altro col finale dello spettacolo lo prendo di sicuro, mi sono detto. Perché avevo un finale, Chicco, con una serie di battute a raffica. Mica male. Mi ricordo, c'era quella di quel signore che entra in un negozio di generi alimentari e gli dice, per cortesia mi dà un panino? Lo vuole con la coppa? E che, sono arrivato primo? E quell'altra? Quell'altra di quel signore che entra in un negozio di elettrodomestici e gli dice, buongiorno, sono il rappresentante della Zoppas. E quella dei due amici che si incontrano e uno gli dice a quell'altro, sai com'è morto Capitan Uncino? No, quando si è fatto il bidet con la mano sbagliata. E lui? Niente. Poi me l'hanno spiegato il perché. Gli avevano rubato il portafoglio. Invece vicino a lui c'era uno che rideva, rideva come un pazzo qualunque cosa dicessi. Era quello che gli aveva fregato. Il pubblico, figlio mio, è una bestia. Anche perché non sai mai in che condizioni di spirito può venire a teatro. Per questo quando io lavoro mi sento una cosa addosso come se... Come se... Te la sappa sotto. Ma sai che io ho paura anche adesso. Ma di che paura se qui non c'è nessuno? Non lo so, ma dopo speriamo che vengano. Cosa vuoi farci? A me la paura mi viene anticipata. E poi sai cos'è che mi preoccupa? Trovare un argomento che vada bene per tutti. Perché vedi, Chicco, a teatro il pubblico non è tutto uguale. Il pubblico... Mi prendi quella sedia che è lì dietro, per favore? No, non è... Il pubblico è... Una bestia, papà! Adesso non esagerare, ho capito che hai capito. Ma volevo dire, è eterogeneo. Perché a teatro vengono di tutti i tipi. Signori di mezza età, vecchi, giovani. I giovani.
Sono importantissimi i giovani, sai. Bisogna sapere quello che vogliono i giovani, capire i gusti dei giovani. Guarda come se ne è reso conto il Presidente della Repubblica Pertini. Lui non fa che parlare con i giovani. Sta sempre a parlare con i giovani. Butta in aria i cerimoniali per parlare con i giovani. Che ogni tanto sarebbe il caso che un po' parlasse pure con i vecchi. Perché mentre lui sta a parlare con i giovani, i vecchi stanno a rovinare l'Italia, mica no. Ma tu qui che cosa ci devi fare? Questa è una domanda che mi sono fatto anch'io, sai? Perché appena mi hanno dato il teatro, mi hanno detto: tenga, il Sistina è suo, ci faccia quello che le pare. A me la prima idea che mi è venuta in mente è stato: ci faccio un bel garage. Capirei, con i problemi di parcheggio che abbiamo adesso, e poi con quello che costa un parcheggio a pagamento, dopo le prime 3 ore ti conviene direttamente lasciargli la macchina. Ma qui, figlio mio, altro che garage. Io devo farci uno spettacolo. E tu fallo. Sì, fai presto a dire tu fallo. È una parola. Non è mica facile, sai. Oggi poi, a parte il fatto che io ancora non so quello che farò, non so quello che farò, ma lo sto preparando con uno scrupolo, una coscienziosità professionale e anche una fatica fisica non indifferente. Lo vedi quel pianoforte? Bello! Beh, tutte le mattine verso le 9 arriva il maestro di pianoforte. Buongiorno, maestro! Bene, lei? Arriva sempre 10 minuti prima degli altri. Per prepararsi? No, per leggere il giornale. Poi arriva la coreografa. E chi è? La maestra di ballo. E che fa? Insegna i passi e rompe, in inglese, perché lei è very English. Poi arrivano le ragazze, i ragazzi, e inizia la lezione di ballo. E la maestra comincia a contare. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Shoulder, shoulder, point, and hip. Hip, turn again, shoulder, shoulder, point, snap, hip, hip, turn again, shoulder, shoulder, point, and hip, hip, turn again. Okay, kids, turn around from the top. 5, 6, 7, and shoulder, point, and hip, hip, turn again, shoulder, shoulder, point, and hip. Yeah, okay, now then. Just the hips now, move the hips. 2, 3, 4. Signorina, e in fondo a destra, prego. What are you doing? Move your hips like the other kids now. Five, move. Six, seven. The other, turn around. Va bene così? New step. Back, front, passé, and push, pull, push. Back, front, passé, push, pull. Now you. Back, front, passé, and push, pull, push. Turn around from the top. 7, 8. Shoulder, shoulder. Maestra, me lo fa vedere bene, torna. Get back in your place. Dove torna? Scusi. 5, 6, 7, and point, 2, 3. Full change. Ah, kick, ecco. Turn. Second, 2, 3. Bello. Girl, second. 2, 3. Now the boys. Aiuti! Shut up! In, out, in together. In, out, in together. Passé, out, passé, down. Mi si sono sovrapposti. Toe, toe, back, step, toe. Kick step, ball change, toe, toe, back step, toe, kick step, ball change. Terribile. Yeah, okay. Ancora? Sempre in fondo a destra. Leg plié, push, pull, push, and one, two, leg plié, push,
step, kick and turn, kick, open out. One, two, three, four, up, down. Dopo lo faccio a tempo, maestra. Sorry. Second group, start counting. Five, six, seven, eight. One, two, three, four. Ma perché contiamo in inglese, scusi? Why don't you shut up? We count English because I'm English and we do what I say here. Solo per questo? Yes. Only for this. Five, six, seven, one, two, three, kick. Hand on your head. Now you. One, two, three, kick. Let's go. Everybody. Step, kick, step, kick. Ah, sì, sverti. Dove mi metto io, maestra? Oh. Five, six, seven, eight. Capita sempre questo cappellone più largo che non ci vedo niente. Sorry. Sono rimasto male, sorry. E tu capisci? Ogni giorno 3 ore di questa ginnastica. 5, 6, 7. Una bella faticata, non me l'aspettavo, Buongiorno. 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 Ma come mai è arrivato così presto? Ho portato mio figlio a vedere il teatro. Questo è suo figlio? Sì. Che bel puteo. Sei venuto a vedere cosa fa il tuo papà? Sì, vedrai che è successo. Che è successo? No, niente, niente. No, uno sta sempre così sul chi va là. No, è successo del teatrale. La ringrazio, cara signora. Francamente ho un po' paura, sa? Se la fa sotto. Oh, dico. Ma non mi vorrà mica dire che c'ha paura. Ma proprio lei, col successo che ha, e con tutti quei film che ha fatto. La ringrazio, cara signora, ma il cinema è un'altra cosa, sa? Sì. Senti, bambino, ti piacciono i film del tuo papà? Sì, sì. Oh, Chico. Un po' più di entusiasmo, per favore, Mi dici una cosa, papà? Ma perché tu nei film non vinci mai? Come sarebbe non vinco mai? Perdi sempre. Perché devo far ridere. E per far ridere bisogna perdere. Ma allora perché quando la Roma perde piangono tutti? Non mica tutti, certi no. Io per esempio... Grazie, sei laziale. Sì, per carità. Oh, meno male che non c'è ancora il pubblico. Se no mi ero rovinato con tutti quelli giallorossi. Però se vede che è suo figlio, c'è certe battute. Comunque sarà un gran successo, mister Ove me sento. Grazie, ben gentile. Signora. Che ci sta a preparare? Una commedia musicale? Le dirò, ci avevo pensato, sa? Ma io col canto ci sgnoccolo poco, come si dice a Treviso. Per quelle cose lì è più adatto Torelli, che ha una bella voce, Clementina. Clementina. Ma cosa fa? Lo spiano. È lo stile di Torelli, Perché Torelli c'ha i polmoni a fisarmonica.
e le fisarmoniche sotto c'hanno un buco per lo sfiato, no? Oppure Donelli sotto c'è. Oh, che malino, volevo dire, ah, il manti, cioè. Allora, quando canta, in camera l'aria gli si dilatano le nari e in quella commedia musicale fa accendiamo la lampada e a spegne. No. Lo fa bene lei Dorelli, è proprio bravo, sa? Grazie. È bravissimo, però adesso andiamo perché c'abbiamo un sacco di cose da fare. Ah, sì, sì, è vero. Andiamo. Ciao, arrivederci, mamma. Arrivederle, ci vediamo. Arrivederci. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Arrivederle. Papà, chi sono le ballerine? Figlio mio, la tua idea del sesso è un po' nebulosa, eh? Sono le signore delle pulizie. Simpatiche, ma pensa che idea, commedia musicale. Come se qui fosse una novità. No, io avevo pensato di fare una cosa. Tu al posto mio che faresti? L'ingegnere. E allora lo vedi che ho ragione io, che qui devo farci un bel garage. Pensa quanti costi macchina. Che ci vuoi fare qui in garage? Sì. No, lei ci deve fare un bello spettacolo. Dove nello spettacolo lei fa tutto, ma proprio tutto, anche fisicamente. In che senso? Ecco, nel senso, se permette, che io dico mi. Sì. Perché vede al pubblico che piace vedere un generoso, uno che fa fatica, uno che suda, ecco. Ma se gli piace di vedere uno che suda perché non se ne vanno in una sauna. Io beccano di sicuro. E questo che è? Fermo, è il clarinetto di papà. Lo suoni tu? Lo suono. Ho preso delle lezioni per cercare di fare una cosa che i miei colleghi non fanno. Ma lo suona anche Woody Allen? Sì. Ed è l'unica cosa che abbiamo in comune io e Sua Maestà, il genio. Mi fa sentire qualcosa? Qualcosa? Tutto mi fa sentire papà, capirai. Sei il primo che me lo chiede in 6 mesi. Bravo! Cosa vuoi che ti fa, papà? Una cosa swing o una cosa jazz? Jazz, jazz. Benissimo. Ti batto il tempo. Thank you. E one, two, one, two, three. Beh? Finito. Fare solo questo? Non è eccezionale? No. Ah no? Ma allora se non te la cavi neanche col clarinetto, che fai? Non lo so, però è un vero peccato, sai, perché il clarinetto era una bellissima idea, una delle poche cose che tutti quelli che mi hanno preceduto qui non hanno fatto, perché tu non lo sai, Chicco, ma in questo teatro sono passati tutti i più grandi e hanno fatto tutto quello che era possibile fare. Tu gli spettacoli di una volta non li hai visti, ma io... Sì. Mi ricordo, ero un ragazzo. La rivista spopolava. Io venivo in galleria coi calzoni alla zuava a vedere Billy e Riva, Walter Chiari, Dorian Gray e le scale della Wanda con i 24 boys, Nino Taranto, da Porto, le donnine di Macario, tutto un mondo sopra il quale è calato ormai il sipario. Era gente che rischiava, ma il mestiere lo sapeva, e la cosa che colpiva era come andava via, 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 vai, vai. Una bella andata via all'antica italiana, un'estrema furberia, un'uscita straruffiana, che tirava sempre il bis, che tirava sempre il bis. Ed il numero finiva con un'ultima trovata, un finale che colpiva, una grande ruffianata, che tirava sempre il bis, che tirava sempre il bis. Per le tre sorelle Nava c'era quella con la gamba che girava. Che drittata quell'uscita tira bis, ed il pubblico chiedeva sempre il bis, 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 bis,
è durata per degli anni la famosa uscita tipo attaccapanni. Vedano come so bravo, lo faccio un bel piano, lo faccio, arrivedano. Che drittata quell'uscita tira bis, ed il pubblico chiedeva sempre il bis. Era sempre fascinosa, manda Osiris con il lancio della rosa. Una rosa, una rosa, una rosa per voi, appena una rosa, una rosa per voi. Che drittata quell'uscita, tira bis. Ed il pubblico chiedeva sempre il bis. Taranto c'ha quella cadenzata dal vron vron di Caccavella. La testa del pazzo l'ho fatta per pezzo, l'ho fatta per pizzo, l'ho fatta per te. Ma cosa da pazzi? Una rosa di pezzo, una rosa di pizzo, una rosa per te. Che gritata quell'uscita tira bis, ed il pubblico chiedeva sempre il bis. Elia Scala si è inventata un'uscita da soubrette indiavolata. Ah, che simpatica Delia, che befe Delia! Che drittata quell'uscita tira bis, ed il pubblico chiedeva sempre il bis. Tra le più sensazionali c'era quella con i fuochi artificiali. Che qui sfiga pinzillacchere fa far bacco ai bocchi. Che drittata quell'uscita tira bis, ed il pubblico chiedeva sempre il bis. Ma il mestiere lo sapeva, e la cosa che colpiva era come andava via. Che drittata quell'uscita tira bis, ed il pubblico chiedeva sempre il bis. Aspetta un attimo, che mi ha preso a cottimo. Prendi il sudario a papà. Hai capito? No. Non ho capito. Ma che dicevi, scusa? Perché non fai questa roba? Perché l'hanno già fatta. Però è divertente. Lo so che è divertente, ma io ho un sospetto, sai, Chicco. Vuoi vedere che oggi la gente non si vuole divertire? Sì, perché è vero, io ogni giorno incontro delle persone che mi dicono, sa,
Dopo una giornata di lavoro, la gente ha voglia di distrarsi. Ma voglia di ridere, di divertirsi. Oh, ma me lo dice con una faccia così seria. Disperata. Drammatica. A me viene il sospetto che sia vero il contrario. Vuoi vedere che oggi la gente non ha voglia di ridere? Romano? Romano? Da che? Su chi? Romano? Ehi! Ehi! Su chi? Se che? Se che? De che? Che vuol dire? Che? Cosa vuoi? Ah! Senti, tu hai voglia di ridere? Ma da su un pe' che oggi c'ho certi giramenti! Hai visto? Infatti, nella Germania meridionale, a Milano... Ma Milano è Lombardia! Ma va? Vabbè, ma io che ho detto? Germania meridionale, Milano, Lombardia. Il nostro più grande regista, che, oh, giustamente ha un nome tedesco anche lui, come ha ottenuto il successo? Come? Con Brecht. E chi è? È un autore dialettale milanese. Ma fa ridere? Guai, per carità, figlio mio. Tutto buio. Tutte musiche cupe, anche minacciose. Per cui la gente va a teatro. Vede quella roba lì? E quando esce dice, oh, hai visto che la vita di oggi non è poi tanto male? Ecco, ecco cosa ci vuole per il mio spettacolo, una cosa brechtiana. E io gliela faccio in lingua originale, in milanese. Beh, forse... È un po' difficile? Sì. Hai ragione, è meglio in tedesco, è più dolce. È vero, tedesco... Ma perché è così difficile fare questo break? Fare che? Break. E che è un incontro di pugilato? Ah, ti insegna papà l'esatta dizione, Chico. Sta bene. Brecht. Brecht. Ah, Brecht. Brecht. Se devi impiccare. Brecht. Brecht. Bravo, arrivo a un po'. Brecht. No, niente. No, c'è un altro trucco, guarda. Fai finta di avere una mollica che te fa il tinticarello, come si dice, a Velletri. Che i velletrani hanno sempre il tinticarello, poi porfino io faccio il tinticarello, capito? Adesso, Brecht, fai finta di avere una mollica che non ti va né su né giù e te ne devi liberare con il colpettino di glottide. Prova un po'. Brecht. È andata via la mollica? Sì. Dizione perfetta, figlio mio, bravo. Sembra che hai studiato ad Heidelberg. Siedi, che ora papà ti esplica. Ma insegnava Kant lì, quindi... Kant, che ti passa e poi vediamo. Ci sono due modi di esecuzione per Brecht. C'è il Brecht per uomo, e lo mettiamo dopo, detto anche il Brecht à porter, più facile, e c'è il Brecht per donna. Nel Brecht per donna è importante la posizione che deve assumere il corpo, che deve essere esattamente questa. Con le braccia ad anfora, vedi? Ed un leggero dondolio tra l'equivoco e la sfida. Ma chi fa così? Milva. Ma chi gliel'ha detto? Streller. Milva è l'unica interprete brechtiana che abbiamo noi, perché è l'unica che è riuscita a resistere con le mani sui fianchi più di tutti. Ha il Guinness delle mani sui fianchi. E così cosa faceva? Cantava quelle canzoni brechtiane che non si capisce una parola, tipo Deliebe Heine Kreine, Heine Drine, e zine zene pure col colpo di shampoo finale detto anche libera e bella. Però lo sai bene? E quell'altro tipo? Il Brecht per uomo, molto bene. Nel Brecht per uomo non è importante la posizione che deve assumere il corpo quanto... aiuta papà. Il dito. Tanti tipi di teatro si identificano con il dito. Ad esempio, dito verso l'alto, Shakespeare. Io non sono qui per un po' per tessere le loro di Cesare, ma per seppellirlo. Se Bruto dice che Cesare era tiranno, è Bruto, L'uomo comune, è vero, aie questo, caro Enrico, quello è, dito verso l'alto, Shakespeare, dito che gira lentamente intorno alle tempie, Pirandello,
perché dà il senso dell'arrovellamento pirandelliano per cui l'attore entra in scena già così. E dici, tu credevi io fossi, ma tu speravi, che tu pensassi, che io dicessi, che tu volessi, che io facessi, che non c'è visto niente a sto grandello. E poi c'è il dito da dramma passionale, da sceneggiata napoletano, ogore. Anzi, ma che dici il dito, è dita, chi le muovono tutte, fanno, già te o a me non mi aveva mai capita. Ma che si pazzo, hai rubato, e tenevo fame, ma io da cinta, come si pazzo, figlio mio, non lo fare, figlio mio. E poi c'è lui, il napoletano essenziale, che non muove niente, neanche il dito. Aspetta che te lo faccio qua a sedia, perché mi è più espressivo, guarda, Di fatto lui sta così, col dito bloccato, no? C'ha il capello un po', sai, così un po'. Mi pensate che poteva essere la situazione da ria, mi aveva fatto aria scopata. E poi, finalmente, c'è il dito alla Brecht, che come lo punti in faccia al pubblico già sei in atmosfera. Tre atti tutti così. E come ti giri il dito va nell'occhio del compagno che ti sta vicino. Per questo in Brecht nessuno vuol fare le parti di fianco. A Milano se vedi uno con una benda su un occhio gli fai grande guerra? No, piccolo teatro. Ed io una cosa così devo fare, una cosa brechtiana, per assumere una statura da attore ed anche perché la critica si accorga di me. Vieni, già ce l'ho in testa, tutto buio. Poi, piano piano, si accende una lucina. Ma roba da poco, un'atmosfera da camposanto. E poi, ad un tratto, arrivano loro. Alt! Ci avete avuto paura, Capirai, tre atti tutti così, un po' difficilino, e va bene, traduzione, prego. Confiare l'uno
Chico! Ehi, Chico, dove sei? Sono qui, papà, in galleria! Hai visto? Ti è piaciuto? No, è un po' troppo noiosetto. Ah, trovi? Sì. Va bene, allora via, via, non se ne fa niente. Però peccato, sai, peccato perché come rivisitazione non era niente male e poi ci sarebbe scappata una bella interpretazione di quelli con la A maiuscola, da attore con la A maiuscola. Senti, Chicco, ma dove sei? Perché sei in galleria? Dai, vieni giù. Non trovo più la strada. Come non trovi la strada? Adesso ti aiuta papà, guarda. C'è una porta lì verso la sinistra, la vedi? Sì. Ecco, non serve. Ce n'è un'altra al centro, la vedi? Sì. Non serve nemmeno quella. L'ultima in fondo laggiù, la vedi? No. E quella serve. Dai, forza, prendi quella porta. Poi fai subito una scalettina, giri subito a sinistra. Poi dopo il secondo arco a destra c'è un grande corridoio, in fondo a sinistra. Poi entri in una stanza, ci sono tre porte, prendi quella di destra. Poi subito una scaletta a chiocciola, poi vai dritto, poi giri a sinistra. Poi ancora dritto, poi a destra, poi scendi al secondo piano, poi vai dritto, poi giri a sinistra. Poi c'è un altro arco, giri la seconda a destra e poi scrivi, figlio mio. Scrivi che papà ti sta per disperso, come faccio che te. Ma che ci hai creduto? No. Voglio crederlo. Dai, forza, scendi giù che qualunque porta prendi ti ritrovi subito in platea. Va dai. Bene. Bravo, intanto io ne approfitto di questo momento di calma e di quiete per fare una cosa che ho sempre desiderato fare e che non ho mai trovato il coraggio di fare. Una cosa da attore serio. Dalla commedia di Dante Alighieri dirò tutto il purgatorio a memoria e come bis il paradiso in apnea. Ecco, io lo sapevo, lo vedi, lo sapevo. Lo vedi come siete? Ogni volta che voglio fare questa cosa da attore serio mi fate lo scherzo cretino della luce. Forza ragazzi, lo scherzo è bello quando dura poco. Ridatemi un po' di luce. Romano, un po' di luce. Che ne minga. Che vuol dire? Non ce n'è. Non c'è luce? Ma davvero? Oh, ma cosa c'è, il blackout, come si dice adesso in italiano? Romano! Oh! Hey! Almeno un po' di luce di servizio, forza! Eccola, arriva, oh, arriva! Ma cosa? Mi lasciate al buio in palcoscenico. Rompe macchine, ti turre veloce, capisci fino a got? Brecht! Ma che brecht? Le lene che non funziona! Ah, beh, visto, funziona, è arrivato subito. Ho visto il Chicco prima, eh? È in gamba il ragazzino. Grazie. Chissà da chi ha preso. Come da chi ha preso? Niente. Niente. Adesso vado a piazzare questo riflettorino nuovo. Ah, bello, sì? Poi piccolino così fa la luce di un 5.000, un padellone grosso così, guarda un po'. Ma va? E dove l'avete preso? Questi vengono dall'America, roba fina, oi, telli, oi. Oi, telli, oi, te l'ho detto io che l'America nel mondo dello spettacolo è avanti a noi di 50 anni. E dico poco. Oi, cala, che se avessimo anche noi tutte quelle apparecchiature lì, telli, oi. Ma no, caro Romano, non solo tecnicamente, che allora uno avrebbe risolto il problema. Si fa venire la roba dall'America, loro sono avanti a noi anche sul piano umano. Già, ecco perché noi non riusciamo a fare quegli spettacoli che fanno loro lì a Broadway per mancanza di materiale umano. Ma perché? Agli attori e ai ballerini nostri che gli manca? Quello che gli manca non so, ma qualche cosa gli manca. Ma perché? Cosa ci avranno di diverso da noi sti americani? Sì, buonasera. Che cos'ha un americano? Che cos'ha? Che non abbia un italiano? Cos'è in più? Che cos'ha un virginiano? Che non abbia un friulano? Cos'è in più? Che cos'ha un newyorkese? Che non abbia un livornese? Cos'è in più? Uno nato in Oklahoma non è uguale a uno di Roma. Che cos'ha? E lo so io, balla e canta come un dio, e noi no, e noi no, ma voilà! E noi no, ma voilà! La più squinzia di Broadway canta come Doris Day, l'illatore più bidone come Minimo e Randone, ma voilà! Ma voilà! Ad Enrico Montesano non gli stringono la mano, a New York Ugo Pagliai non reciterebbe mai,
A Giordana il Monte Cristo non gli danno neanche il visto. Se Bosetti barca il mare non lo fanno neanche entrare. Neanche a te, neanche a me, neanche a me, oh beh. Questa tua è una mania, una esterofilia. Ha due mani come noi, ha due braccia come noi. Che cos'ha un americano che non abbia uno di noi? Più di me, più di te, più di me, più di te, più di noi. Come noi, due ginocchia come noi, due caviglie, due orecchie, due labbra, due occhi, due polsi come noi. Ha due gomiti anche lui, due deltoidi come noi, e un naso, guarda caso, che ha due buchi come noi. Due clavicole anche lui, due polpacci come noi, ha due timpani, due, due pollici, due tonsille, ne ha due, e tale quale a noi. Ha due tette e un culo come noi. Ma cosa ne sapete voi, ragazze dell'America? Cosa ne sapete voi degli States? Anzi, mo io rifaccio, degli States. Io prima di fare questo spettacolo sono stato in America per documentarmi, per vedere come stanno le cose lì. Stanno bene. E poi il buongiorno già si vede dalla partenza, perché io sono partito con un jumbo dell'American Airlines, 747. 747, volgarmente. Mica ho preso l'Italia. Sì. Dice, guarda che si dice Italia e poi non esiste più. E beh, e io ho detto, Italia. Io sono stato ospite del comandante dell'American Airlines. Lo sai come si chiamava? William Chapman. Che già te tranquillizza il nome. Invece il comandante dell'Italia si chiama Capparuccini. E come arriva sopra l'aeroporto Kennedy di New York, gli fanno, come si chiama lei? Capparuccini. Vada a terra di Terbo, cammina. Non fanno manco cinni. Io sono stato ospite di comandante Chapman in cabina. Io essere stato ospite di comandante Chapman in cabina. Bello Chapman, tutto americano, parlava americano, col vestito americano, si è tirato giù la cuffia, ha cominciato a dialogare con la torre di controllo e faceva a plena ma quale siamo qui, c'è il mole, c'è il duri, vuoi? A c'è il quale sere, a c'è il duri, vai? 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 A c'è il Ha acceso quei popò di quadrimotori, capirai. O sa come fanno i quadrimotori dell'Italia? Quando stanno sulla pista fanno andiamo. Rimetteteci nell'hangar, non gliela famo. Invece gli americani. Poi quando a un certo punto tutte le lucette dell'aereo erano accese. A un certo punto Chapman gli ha detto, ok, plan, Roger. E che colpa mia? Gli ha detto sto nome, Roger, che è una convenzione americana che c'hanno loro. Quando tutto è ok, quello gli dice sto nome, Roger, e l'aereo decolla.
Qui da noi che nome vuoi dire? Fernando! 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 Non si muove in cacchio da noi, oh! Niente! Capirai, qui da noi già rimane bloccato tutto all'aeroporto, figurati se si muove l'aereo sulla pista. Dice, personale a terra, bloccato. Difatti perché si chiama personale a terra? Perché sta a terra così. Bloccato, non te danno più manco le valigie. A noi all'estero ci riconoscono perché andiamo sempre con i vestiti fuori stagione. Ci ridanno le valigie dopo 6 mesi, ci ridanno. Ma sì, questa è la realtà. Perché noi lo dobbiamo ammettere, andiamo negli aeroporti con una mentalità da stazione ferroviaria, da fufusus. Sì, poi si sparge il panico negli aeroscali quando si sente la signorina per l'altoparlante che chiama il volo. Attenzione, prego. È in partenza il volo Alitalia Z415 per Milano, uscita numero 9. Uscita, ha detto uscita 9, no, mi sembrava 19, ma no, ha detto 29, glielo dico io. Arriva l'ultimo di corsa, cavalice, fa scusi, è uscito il 31? Sì, è uscito il 31. È un disastro, questo succede in Italia, che è parlato tutto in italiano, scritto tutto in italiano, se chiedi un'informazione in 87 te la danno, magari sbagliata, ma te la danno, all'estero, che è tutto scritto in inglese, detto in inglese, e non sai l'inglese, sei fregato. T'aggiri per i meandri dell'aeroporto come un disperato in cerca di un geroglifico. Poi a un certo punto pure lì senti bum bum. Attention please. Che ha detto? Che è il nostro? L'occhio dilatato dalla paura. E gli italiani li riconosci dal terrore che gli si dipinge sul volto. Allora vedi che un drappello dei connazionali parte sparato va verso i cessi. Un altro va all'edicola, un altro al ristorante. Il primo che ci indovina sparge la voce. È qui che l'italiano diventa un popolo. Viva l'Italia! Ma sì. Questo finché siamo con i piedi a terra. Poi come l'aereo ha decollato tanto così, tanti centimetri così dal suolo, dopo un attimo di transizione, che è il cosiddetto attimo termine dell'arma bianca, perché c'è l'assalto ai meglio posti. 300 forzennati che te zompano addosso, te calpestano, buttano le 24 ore, poi come l'aereo tanto così dal suolo, tutti... Vuole mettere lei il gomito? No, prego, si appoggi lei, non si figuri tu. Perché la strizza rende fratelli. Questa è la realtà. Allora. Attenzione, il comandante che vi parla. Oddio. Quando parla il comandante, un rivido per la schiena. Non parla mai. Che mo? O ci dice di vedere l'isola d'Elba alla nostra sinistra, perché ce lo dice sempre, oppure sono guai, lì cominciano a scongiurare, corna, toccate di chiavi, mani che spariscono. Ognuno ha le zone sue, oh. A pelle e pelle, eh. Chi non ha le zone sue se fa prestare dal vicino. C'era una signora che c'aveva una paura, stava così, stava. Io in aereo certe avventure. Sempre mettersi agli ultimi posti. Beh, insomma, mentre che stavo sull'aereo, no? Questo è un altro giorno che vi sto a raccontare, non c'entra niente con... E che mi sono anche sbagliato, adesso ho fatto gli aerei nostri. Perché i nostri si riconoscono dalle ali, hanno l'ala un po'... Invece gli americani... Finalmente sono arrivato a New York. I love New York. I love New York, the big apple, che bella New York, perché New York non è una città, New York è un simbolo. Prendete le canzoni su New York, che meraviglia, eh? Sì, anche noi abbiamo le nostre canzoni sulle nostre meravigliose città,
Quanto sei bella Roma. Ma c'hanno un ritmo blando, italiota. Quanto sei bella, tungete tunghe, tungete tunghe. Quanto sei bella, aritungete tunghe, tungete. Invece lì no, New York, New York, it's a wonderful town. Dice, ma che vuol dire, quanto sei bella New York? Cioè, ma allora è uguale. Sì, ma il ritmo che è diverso, perché in America è tutto diverso. Al limite, come si dice oggi, sono diversi anche gli americani. Ma non avete visto quanto sono belli sti americani alti, belli, con quelle belle facce, quei bei sorrisi. C'hanno certi denti gli americani, delle superfici dentarie enormi. La mattina per lavarsi li chiamano la fulgida. Sti denti. Ma è giusto che abbiano quei dentoni, perché gli omogeneizzati li hanno inventati loro. Infatti, mentre noi crescevamo attaccati alle tette di mamma e succhiavamo il latte, poi ci venivano i dentini da latte piccoli, fragili, cascati tutti a seguita. Loro con gli omogeneizzati, altro che denti da latte, i denti da vitello gli spuntavano. Qui da noi in Italia i denti da vitello ce l'ha solo Forlani. Ma poi io in America ho visto anche la televisione, anche la pubblicità. Per esempio la pubblicità come la fanno loro? Portata qui da noi non funziona, perché noi non abbiamo capito lo spirito dell'American advertising. Advertising. Io so che vuol dire sta parola, mi piace, ce la metto io ogni tanto, capito? Sì, perché da noi se non c'è un attore famoso il prodotto non si vende. Prendiamo Manfredi, uno dei più simpatici attori italiani. Beh, lui se ne sta lì seduto così. A un certo punto poi si apre una porticina. Entra una vecchiettina. Ani, t'ho preparato il caffè. Allora lui, che mai preparato? Il caffè? Fa finta che non lo sa. Sono 3 anni che fa il caffè, lo sanno tutti. Allora ciao. Perché lui è diventato come il calindrino, come lo vedi pensi al carciofo. Ma a me mi fa impazzire sta cosa di quello che mangia per strada con tutta la tovaglia che gli svolazza, i camion, i tir. Cioè, ma è possibile che nessuno non so un colla mai una volta con tutto il tavolino? Schizzi di carciofo dappertutto. Allora lui dice, che mai preparato il caffè? Ma quello buono? No, perché il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è? Meno male che ci ha detto Manfredi, stavamo un pensiero, stavamo. Allora la vecchiettina gli dice, Sinni, è il tuo, bevilo. Allora dammo, bevo. È buono. È buono. Ah, buono è buono. Più lo manni giù, e più te tira su. E rimane così, Non si capisce se gli è piaciuto, gli è piaciuto. Gli devono ancora dai soldi, allora dice Nurito. Ma in America non le fanno. Ma voi ce lo vedete? Chi potrebbe essere l'equivalente di Manfredi? Walter Matthau? Ce lo vedete Walter Matthau con la vecchiettina che gli dice Walteri, ti ho preparato il coffee. E lui fa, ah, good. Più lo manni down e più ti tira up. Ma quando never? Quando never? Quando mai? Non le fanno gli americani queste cose, loro hanno un ritmo nei programmi televisivi, ma lì i programmi cominciano subito, mica come qui da noi che abbiamo 6.000 cartelli prima che comincia un programma. È perché prima c'è quello. Poi va via quello e viene quello muto con tutti i cerchietti. Poi viene quello col cielo azzurro, le nuvolette bianche. E dopo parecchio, ma parecchio! Se sente. E in fondo al televisore si vede una puntina bianca. Che tu dici, ma che mi sei macchiato il vetro? Invece si muove. Hanno ripreso un traliccio alto 300 metri. Prima che ci vanno 3 ore.
taradam, poi tutte ragnatele intorno. Taradam, tanza, taradam, tanza, crescendo musicale, crescendo del traliccio. Che tu dici, ammazza come siamo forti a ora. E se questa è la sigla d'apertura dei programmi, figurati i programmi. E invece niente, perché tutto il cervello se lo sono sfregato per la sigla, per i programmi non c'è rimasto niente. Poi mica è finita qui, sì, ti piacerebbe. Poi c'è la sigla della sigla della sigla, la sigla del TG1, TG2, TG3. Io mi faccio i TG miei, lei si faccia i TG suoi. Ognuno si fa i TG nostri. Ma i nostri chi si fa? Allora poi dopo c'è tic tac, brick, break, non finisce mai. I pesci. E poi quell'altro fa bling, blang, bling. C'è un melograno diventa mezzamella un orologio due palle, è nostro. Bravo. Ho visto anche lo sport, sai. Lo sport come lo fanno loro, sì. Mica è come qui da noi che ci stanno quelli che dondolano e chiacchierano. Lì lo sport comincia subito. Intanto loro si collegano con il Madison Square Garden di New York. Noi con chi ci colleghiamo? Stiamo per collegarci con la palestra Ciurfolini di Senigallia. Ma che te vuoi ciurfolinare? Col Madison Square Garden. Lì l'arbitro dice, la giornata è andata a scopare. The champion of Minnesota, Tiger Jack! Entra Tiger Jack, un gigante alto 2 metri, con una vestaglia tutta dorata di lamè. Se gira dietro c'è scritto The Champion, Minnesota. Nell'altro angolo lo sfidante, Giovanni Brustolone. Entra Brustolone con una vestaglietta. Dietro c'è scritto Ceramiche Pozzi, Italy. Ma che gli importa Tiger Jack di Brustolone? Che se Brustolone non si sbriga a tirargli un lavandino in testa, ma quando lo butta giù? Mi dispiace, ma sono più forti questi americani. Gli americani sono forti, ci niente. E perché nel mondo della letteratura, della cultura, lì uno scrittore come Ernest Hemingway con una bottiglia di whisky scrisse Il vecchio e il mare. Qui da noi Gianni Brera con una damigiana di Lambrusco ha scritto Il corpo della ragazza. Capì? E perché a teatro l'attore esce e dice, good evening, ladies and gentlemen, e gli americani ridono con quei dentoni, quanto ridono gli americani. A teatro gli americani incominciano a ridere già al botteghino. Yes. Qui da noi al botteghino cominciano a piangere, poi per ritirarli su sotto loro. I love America, thank you very much. Adesso avete capito, eh? Avete capito a me perché piace l'America? Perché a me piacciono gli States? Perché io sogno Broadway. Di andare a Broadway. Lui sogna Broadway. Broadway. Lui sogna Broadway. Affascinante, di sconvolgente, ti entra nel sangue con quelle sue luci, con quelle sue voci, perché è Broadway. Broadway, 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 Broadway. Sto facendo castelli in aria, immaginando che forse è vera la magica sera, la grande atmosfera di una platea di stars.
Guarda, ci sono tutti. C'è Sinatra con De Niro, c'è Gene Kelly, la Minnelli, Bob Fosse, Barbara Streisand, Mitzi Gaynor, Sammy Davis Jr., Rossano Brazzi Senior. È Broadway! E cambia tutto, qualunque moda, ma non l'incanto di questa strada. E questa ribalta ancora una volta ti spinge a sognare, ti invita a ballare il tap dance, anche in blue jeans. Ed io già sento salire a 40 la febbre del pop in stile con Broadway, il mondo di Broadway. Papà. Dove sei?
Dietro di te. Ma da dove sbuchi, scusa? Dal bar. Sono stata a prendere un gelato. Ho fatto male? No, hai fatto bene. Ne vuoi un po'? Mangialo, mangialo tu. Ma senti un po', chi te li ha dati i soldi? Ho detto che poi passavi tu. Vigliacco, in questo hai preso tutto da tua madre, eh? Poi passo io e... Attento, Chicco, ai microfoni, che se si rompono questi siamo rovinati. Senti un po', papà, ma una volta, quando i microfoni non c'erano, gli attori come facevano? Intelligente osservazione, in questo hai preso tutto da tuo padre, vedi? Come facevano, gridavano come pazzi, molte cose gli venivano meno bene, ma l'importante del microfono sai qual è? Cos'è? È che con questo aggeggio si riescono ad ottenere straordinari effetti. Au, prova un po' a dire una cosa nel microfono, dai! Cosa? Effetto eco. I rumoristi senza microfono come farebbero? Ci hai pensato mai? Io li ho visti, sai, quando vanno a doppiare i rumori nei film. Ah, è affascinante, con tutte le loro carabattole si mettono sotto al microfono, e nei western è eccezionale. Doppiano tutti quei rumori dei western. Sai, il cavallo... E poi lo sparo. Ci sono tre tipi di sparo. C'è lo sparo semplice. Lo sparo su roccia. E lo sparo nel canyon. Cimentatici tu. Cimentatici tu. Che significa? È un verbo mafioso. Cimentatici tu. Ah, dai. Vuol dire provaci tu. Provaci ancora, Sam, dai. Ma è difficile? No, dai, fai il vento. Il vento, insomma, superiore. Dai. È tutta un'altra classe. Un bel fiato. Ecco, respiri. Adesso facciamo la posizione ortogonale. Respiri, sempre sta fanalastra. Dai, normale, figlio mio. Prendi un bel fiato e fai un bel vento, dai. Accidenti. Questa è una tormenta di neve. Siamo sotto la tenda di Amundsen. Da una settimana in attesa di rinforzi, hanno fame, sono stremati, si lamentano. Amundsen. I cani. Apri il tratto dell'interversale della bufera, si odia in lontananza. Arrivano i nostri, Samagna! Bravo, bravo! Ok, l'hai fatto benissimo il vento. Ma ti sono venute le orecchie rosse? Perché ti ho detto bravo. Allora non te lo dico più. No, no, dimmelo. Fa piacere sentirsi dire bravo, eh? Guarda chi c'è. Salve, buondì. Messaggio per me? Grazie. Ma perché vai sempre così di corsa? Che dici? Non capisco. Eh? Più forte, non sento. Sì, è mio figlio. Un momento mi cercavi in occhio. Tieni. Senti, visto che sei qui, ti voglio chiedere un consiglio. Io devo fare uno spettacolo in questo teatro. Cosa ne pensi se metto su uno spettacolo? Ma sai, uno quegli ancora non ho parlato. Tu, tanti anni fa, quando facevi... Stracciarolo! Lo stracciarolo, no, scusa. Che facevi? Non si è capito. Quando facevi il pizzettaro. Due margherite al quattro, no. Ma scusa, perché parli in dialetto che non ti capisco? Parla italiano che... Quando... Ah, porgevi, recitavi e porgere la parola... vabbè, figlio mio, la gente disperata, se... Oddio! No, sei tu in una parte tragica. Un tuo collega famoso, Ruggeri, il grande Ruggeri, l'ho capito. Zocconi. Zacconi, pure con Zacconi sei stato, ah, per bacco. Benassi,
Benassi, ho capito. E allora? A quei tempi erano bravi. Io, qui, che voglio fare? E che ne so? Ciao, Ugo. E saluto Scuffia. Ciao, ciao. Lo sai che c'ha di bello quest'uomo? È incoraggiante. Ma chi è? È il custode del teatro. Ma non parla? No, quasi mai, solo quando ne ha voglia. È soprannominato Patapon. Stai a vedere. Patapon, Patapon, Patapon e Patapon. Hai visto? Quando gli dici Patapon fa sempre così, è pazzo. Ma ai suoi tempi era famoso, eh? Quando lavorava in coppia con la moglie Florette e faceva il fantasista al Café Chantant. Quale caffè? Café Chantant. È una marca? Ma no, figlio mio, come posso spiegarti? Il Café Chantant è un incrocio tra una discoteca, un teatro e un cabaret dell'epoca di Petrolini. E chi era Petrolini? Petrolini era il massimo. Café Chantant, il massimo della perdizione per una generazione gaudente che da perdere ormai non aveva più niente se non le nottate passate in un clima di mite deboscia a occhieggiare la coscia di una russa che in arte faceva una fascia ma era nata in provincia di Brescia. Picca. Café Chantant, tempio degli anfangatè che fumavano Budoré e degli epigoni sin troppo arzilli di Federico Caprilli, i tenentini del Savoia Cavalleggeri che spasimavano per gli occhi assassini di Lina Cavaliere. Nobili impomatati, coi capelli impastati di gomina argentina, fiutavano la cocaina che chiamavano pudra. Che raffinerie! E per un coup de foudre, per una donna perduta, ritrovata peraltro nel letto di un altro, volavano guanti sfidanti a incruenti duelli, regolati però dal codice Gelli, e mica erano vicchi. Café Chantant, il massimo della perdizione per una generazione gaudente che da perdere ormai non aveva più niente. Café Chantant. Artiste du Trianon, i fantasisti del Café Chantant, battute, risate, cancan. E Patapon, Florette, des musicons sont les vedettes, per divertire tutti e voilà, son qua, son qua, son qua. Comment ça va, Florette? Comme ci, comme ça. Florette, ma perché tu es così triste? Sono triste perché è morto mio nonno. Oh, mi dispiace tanto, Florette. E di che cosa è morto? Oh, dopo 20 anni che aspettava la pensione, è morto di vecchiaia. Ah, Florette, come sono rattristato. Mi dispiace per te. Oh, ma gli è detto ancora bene, gli è andato ancora bene. Pensa tu, mio nonno, invece. Mio nonno, dopo 20 anni di vecchiaia, è morto di pensione. C'est bon, c'est rigolo, c'est amusant. Ma queste sono cose che succedono solamente in Francia, soltanto nel nostro paese. È vero? Oui, a proposito di Francia, Florette, l'hai saputa l'ultima? No, cosa è successo?
a quell'industriale che non pagava le tasse, gli hanno dato 4 anni e 3 giorni. Quattro anni e 3 giorni? Oui. Capisco i 4 anni, ma i 3 giorni a cosa servono? Ma per fuggire all'estero, Florette. C'est bon ça, c'est rigolo. C'est très amusant. Ah, Florette. Florette, sai che anch'io fra poco partirò e me ne andrò all'estero? Oh, veramente? E dove andrai? Andrò a fare un bellissimo viaggio in Australia. Oh, e come mai? Ho scelto l'Australia perché ho saputo che lì in quel paese danno 100.000 lire a tutti gli uomini per ogni prestazione erotica. E allora... Modestamente... Oh, Catherine! Ma perché rito? Perché conoscendo te, voglio proprio vedere come farai a vivere con 100.000 lire all'anno! Fioretto, non mi è piaciuta molto questa battuta, eh? Cambiamo argomento che è meglio. Cambiamo argomento. Oh, oui. Allora sai che anch'io ho fatto un viaggio? Ah, bene, Fioretto. E dove sei stata? Oh, sono stata in Egitto. Oh là là, e ti è piaciuto l'Egitto? Oh, moltissimo, patapon. Ma non ho capito una cosa. Dimmi, Fioretto. Come mai le piramidi sono fatte così? In che senso? In basso sono grandiose. Oh. Man mano che vanno verso l'alto finiscono in niente. Pourquoi? Ah, ma hai presto detto, Florette, perché dopo un po' che hanno cominciato a costruirle, hanno inventato i sindacati e allora... E patapon, Florette, del musicon sono le vedette, per divertire tutti e voilà, son qua, son qua. Florette patapon, Florette patapon, 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 patapon. Bello questo, papà. Ah sì? Perché non lo fai? Figlio mio, perché questa è roba di 80 anni fa. Roba vecchia, capisci? Questa roba qui è robettina leggera, sì, fa ridere, ma sono delle battutine esili, fanno il solletichino, sono vellicanti, sai? Oggi per il mio spettacolo e per il pubblico che viene a teatro ci vuole qualcosa di più... Bisogna violentarlo il pubblico. Perché è una bestia. Chicco, questo è un modo di dire. Intendevo dire che bisogna aggredirlo. Bisogna dargli un cazzotto al pubblico. Senta, bisogna, ma se gli vuoi dare un cazzotto al pubblico, no? Sì. Ma perché non fa una cosa come quella che faceva mio marito? Vabbè, ma chi era suo marito? E come chi era? Broccoletto. Ma chi? Broccoletto quello che lavorava nella Ma Spettacolo? Proprio lui. Che stava al Volturno? Si ricorda? Accidenti, sì, io l'ho visto che avevo l'età sua. E senta un po', se la ricorda la scenetta della purga? Perfettamente, come bene. Fosse ieri. Però ricordo che lì Broccoletto era un po' pesantino, eh? Sarà stato forse per il nome. Cioè, i broccoletti vengono un po' pesanti, macelli, bottiglietti. Ma non mi vorrà mica suggerire di fare una scenetta come quella della purga in un teatro così. E perché no? Sono cose eterne, non finiscono mai di piacere. Funzionano sempre sì. Quelle. E dia retta a me, no? Fa una cosa, come l'ha chiamata lì qua, quella cosa del tedesco? Rivisitazione. Ecco, fa una sirivitazione. Rivisitazione. Sirivitazione. Rivisitazione. Ma che ho detto io? Beh, insomma, guardi, qua roba là, no? Ha fatto qua cosa col tedesco e non la può fare col broccoletto. Ma sa che potrebbe essere un'idea? Un'idea snob, radical chic. La rivisitazione di Broccoletto, la riproposta di uno zozzone nel suo genere. Ma sta a parlare di mio marito! Ma no, io mi riferivo al genere, non mi permetterei un collega. Comunque senza impegno, eh. Se non gli piace lo leva e fa gli zozzoni tedeschi. E calla. Ma vede, io non mi ricordo com'era la scena. Ah, bellissima! C'era una stanza, no? Un salotto elegantissimo. Al Volturno. Vabbè, andiamo avanti, su. C'era pure una porta? Ma no, due porte. Ah già, due porte c'erano. Compagnia ricca, eh? Broccoletto poi c'aveva una giacca che faceva ride solo quella. Ma figuro.
All'inizio in scena c'erano marito e moglie. Sì, questo me lo ricordo. Broccoletto arrivava dopo. Sì, perché dopo... Sì. E ci provi, no? E se non funziona fa sempre in tempo a tagliarlo. Affare fatto. Pinso, ma non fare il bambino. Cosa vuoi che sia una limonata Rosé? Una purghettina, ne stai facendo una tragedia. Io non l'ho mai presa, mi fa schifo, non la voglio. Ma perché devi tenerti questo malessere quando anche il dottore ha detto che con una purghettina passa tutto? Dai avanti, prendila. Ma neanche per idea. Dai, prendila. Oh, io non capisco perché non la vuoi. Chiunque la prenderebbe senza tante storie. Io nella mia vita sono riuscita a darla anche a persone più difficili di te. Non la voglio, non mi va e non sarai tu a convincermi. Questa da vedersi. L'ho sempre data a tutti e sono sicura che riesco a darla anche al primo che entra in casa. Primo! Io sono l'impiegato del gas, mi pardon. E... signora? Sì, sto qua. Ah, scusi, ma Broccoletto, l'impiegato del gas lo faceva con questa giacca a scacchettoni? Sempre. Ma guardi che quella è una giacchetta buffa, sa? Fa ride. Trova? Vabbè. Sono l'impiegato del gas e ho questa giacchetta buffa a scacchettoni perché fa ride, trova? Sono venuto per la lettura del contatore. E prima della lettura non gradirebbe qualcosa da me? Signora mia, mannaggia, ma che bambaizza, porca Io già ho auscultato, ma senza volerlo, al di lì della porta che lei aveva intenzione di... Io sono arrivato prima! Che mio marito non la vuole. Ho sentito sto disgraziato. E mi domando come mai. È quello che dico anch'io. In fondo non è poi tanto male. No, per niente, anzi diciamo che è proprio buono. Lo vedi? Anche lui è d'accordo. Eppure pensi che mio marito, in 3 anni che siamo sposati, non sono mai riuscita a dargliela. Non l'ha mai voluta. In 3 anni? Mai. Manco una volta? Mai. E dai, signore, non faccia così. Mai. E dai, ma manco un assaggio? Niente. Una svista, no. Un'antichia, un pizzico, un... Ma è una bamboletta? No, io dico scusino, ma allora che vi siete sposati a fa? Ma perché? Uno si sposa solo per questo. Ah, beh, io sì. Allora, se la vuole, io sono pronta. Io pure. Vogliamo andare di là, né? No, non c'è bisogno. Facciamo qui, né? Certo. Davanti a lui che sta lì. Certo, deve vedere come si fa così, impara. Ma queste non sono cose che si imparano vedendo. Scusi, sa, poi magari suo marito non è d'accordo. No, per me faccia pure, si figuri. Anzi, le dirò che io mi diverto. Si diverti? Mi diverto, sì. Com'è? Mi diverto, sì. Cacchi radina. Adesso ho capito! Lei si diverte... Un po' di questo! Un paese che vai usanza che trovi! Su! Sbrighiamoci! Sì! Faremo in un attimo! Un attimo dice lei, signora! Visto che abbiamo preso la storica decisione, vediamo se tutto il tempo che occorre... Lei non sa stamattina chi gli è capitato al ciclone! Tu sei che... Scusi, mi pardon. Ma lei è armato? Io? Mai armato! No, perché sa, dovesse da cambiare idea. Cambiare idea io? Ma lei cosa crede? Io non sono mica uno di quelli che poi... Io sono diverso! Questo l'ho capito! Ma sa, pure quelli diversi certe volte... Mi sembra che lei stia cercando delle scuse, eh?
Ho il sospetto che non la voglia nemmeno lui. Credo proprio che il signore sia come me. No, caro signore. Guardi, io ci avrò tanti difetti, ma il suo... No. Ecco, allora lei si accomodi qui. Grazie, signora. Sono poltroncina. Ma sì. Grazie. Io vado di là a scaldarla. Certe mattine andiamo a leggere il gas, oh. Ammazza! Ma che ce l'ha sola? No, vado a scaldarla con la cameriera! Già sì! Con la cameriera! Signora! Signora! Ma capì! Ma senti io! Ma come sua moglie va di là? A scaldarla con la cameriera, e lei non dice niente. E che cosa devo dire? La cameriera la pago per questo. Mamma mia, mamma mia, oh signore, che è? Che fa? Oddio, che fa? Comodo, era... Ah, era... Sì. Era benevolo? Sì, sì. Ah, no, siccome ho visto che è partito da lontano, ha capito? Ciao, no, vai, no, ammiravo, caro dottore, i soffitti belli alti. E caro, ha fatto apposta? È comodo, così non... C'è trippa per gatti, ha capito male. Io aspetto la signora, bella calda. Piuttosto mi perdoni una domanda, ma come mai lei proprio non... Mai, mai! Fin dalla prima volta, quando avevo 7 anni e la maestra tentò di darmela a scuola. E la Peppa! Ma che scuola era? Una scuola normale. È normale, lo dice lei. Capirai che la maestra tentò di dargli la sua copiro. Ma la maestra quanti anni aveva? 70! Ah, sì. Ecco com'è! E poi la creatura da qua ora ti dio impressione! Povera creatura, c'ha avuto un trauma psichico, no? Queste sono lesioni psichiche del cervello, del dottore... Dei... Ah! Comodo! Grazie, sto comodo così. Sì, sì, davvero, sì. Non ci credo. Io quando sto solo a casa e mi voglio mettere comodo, mi ritrovo sempre così, davvero. Non si stanchi, si metta come me, stia comodo. Ci metto un po' a scaldarla la signora, eh? Beh, il tempo che necessita. Eh già, perché mica tutti a me. Eh già, eh beh. 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 Eh beh, eh già. Ma me levi un'altra curiosità, sì, dottore, visto che ormai siamo in confidenza. Ma come la scalda?
Col gas! Col gas! È pericoloso! Ma che è pericoloso? Ma glielo dico io che sto impiegato del gas! La fermi! Ma no! Mette un pentolino d'acqua sul gas e quando bolle ce la versa sopra! Ai, oddio! No! Soffi, soffi! Ah, ma mi vengono i... Ma come fa a resistere? Ma guarda che lei... Ma io lo... Scusi! Ecco la fakira! Vuole per caso che ci metta dello zucchero? Signora, non si disturbi! Io marmio pure così, liscia! No, il limone no, è meglio di no. No, il limone no, sai, è astringente. Ma dove c'è, no, eh? E poi tutto. Ma guardi che è amara. È amara? Sì, sì. È amara. Mi scusi, dottore, ma perché? Ma che ne so lei, ma che ne so? Signora, se proprio vuole dolcificare, sa, per il diabete, invece metta una pasticca di saccarina e buonanotte al zicchio. Va bene, come preferisce. Thank you. Allora lei è proprio deciso. Sì. Sembra quasi che le piaccia. Ah, beh, mi è sempre piaciuta, caro dottore. Eccomi qui. Io sono pronta. Io pure. Vogliamo andare di là, né? Ma no, non c'è bisogno. Che facciamo qui, ne? Certo! Davanti a lui sta lì, ne? Sì! Ma non possiamo almeno spegnere la luce? Se vuole la spengo! Gradisco! Subito! Apra la bocca! Ma chi? Io? Certo! Ah. Uno? Due, e tre! Ah! Che schifo! Ma che fate fatto? Ma che fatto? Io non ho sentito niente! Perché? Cosa voleva sentire? Ma che ne so a lei? Ma che ne so? Beh, qualche cosa, no? E i calzoni? Perché senza calzoni? Ma guarda questa! Ma per lei, no? Per me, sì! Ma perché? Per prendere una furgia c'è bisogno di togliersi i calzoni! Ma l'effetto mica è immediato! Una bu? Una burga? Ma come? Ma io mi credevo che dovevo... Invece va a finire che mi ritrovo a correre verso... Ha visto che funziona? Sì, ho visto, funziona, come dice lei. Mi sono reso conto anche di una cosa, sa, mentre facevo questo sketch, che era la prima volta e che quindi un tantino mi sono trattenuto. Ma qui, andando avanti nelle repliche, con un argomento del genere per le mani, chissà cosa succede, eh? Va a finire che suo marito Broccoletto di fronte a me diventa Sir Lawrence Olivia. Però fa ridere. Vede, anche lei ha detto però. Però. Va? Sì? Ah. Cussode mi ha dato una cartolina per te. Scusate. Ah, grazie. Una cartolina per me. Qui, guarda, è un mio amico che mi scrive. Dal Brasile, Bahia! E pensare che una volta con questo amico mio qui andavamo in vacanza a Lanuvio, Lanuvio Beach. Beato lui, adesso se ne va in Brasile. Qui sì che ci si diverte. E lo credo che si diverte. È il Brasile. Ma sai che il Brasile però, oh,
Potrebbe essere un'idea, eh? Una cosa divertente per il mio spettacolo, perché in fondo fare il Brasile, mica ci vuole tanto. E poi il Brasile è bello, perché il Brasile è sole, luci, belle donne, colori, allegria, soprattutto allegria. Tristezza, per favore, tristezza, tanta allegria, no, però quando ci sono i ritmi c'è fuori l'allegria, i ritmi, mica ci vuole tanto per fare i ritmi brasiliani, sai, e sono sempre, ci vuole una scatola di cerini, ce l'hai una scatola di cerini? No. Non fumi? Bravo, neanche papà. La faccio io la scatola di cerini, perché...
buio. Oh. No, bello è bello. Il Brasile è bello. Brasile balançando, Toquinho, Zico. Mi piace molto. Ma ammazza e fatica. Bello colori, costumi, sole, belle donne, statuarie. Ma per il mio spettacolo non sarebbe neanche una novità. Io devo cercare qualcosa di diverso, perché qui al Teatro Sistina, il Brasile, lo fanno tutte le settimane. È fisso, tutti i lunedì. Giovedì gnocchi, lunedì Toquinho. No, io devo trovare qualcosa di diverso. Devo trovare innanzitutto il mio giubbotto, perché sono tutto sudato. Eccolo, papà. Ah, grazie, Chico. Figlio mio, sarà il bastone della mia vecchiaia. Mi allontano un momento. Dove vai? Non uscirai mica, eh? Non voglio che esci a quest'ora da solo. Non voglio che vai a passeggiare, può essere pericoloso. Ah. No, no, vado un attimo a... Balanzando, balanzando. Perché lo dobbiamo ammettere, lo dobbiamo confessare. Oggi c'è un tantino di paura, di timore. E chi passeggia più tranquillamente? C'ha paura perché... Una volta invece si passeggiava tranquillamente, no? Si passeggiava più tranquilli, più distesi, la gente passeggiava con i guanti in mano, no? Oggi invece la gente passeggia con l'autoradio estraibile in mano, così. C'è gente che va dappertutto con quest'autoradio. I cinema sono pieni di gente con l'autoradio in mano. Poi vanno al ristorante con l'autoradio in mano. Poi ritornano al parcheggio e rimangono con la radio perché l'auto gli hanno fregato. E dove vai? E questa è la nostra preoccupazione. Che oggi ci sono, uno c'ha timore, sti ladri, sti scippi, queste cose. Ma per esempio, una volta, quando la gente andava nei ristoranti, nei bar, era il momento di pagare, cosa faceva? Gli uomini mettevano la mano in tasca e tiravano fuori i soldi. Le donne tranquille prendevano la borsa, il borsellino e tiravano fuori i soldi da lì. Oggi i soldi vengono fuori dai posti più impensati. Dai tacchi delle scarpe, dalle cinture, dai reggiseni, dietro, dal naso, dalle orecchie. Dice, quanto è? 1.200, tenga! Cioè, ci avrebbe per caso le 200? E che c'ho l'orecchio d'Andreotti? È che son dindarolo, come dice Roma. Ah, sì, c'è questo timore. E questo finché si tratta di piccole cifre, no? Che uno allora, vabbè, le può mimetizzare. Ma quando si tratta di andare, per esempio, in banca a ritirare un certo malloppo, cioè qualche botto, una carta di credito, un libretto d'assegni, un po' più un gioiello, un po' più di soldi, dove li mette? Lì, nelle mutande. Ci sono più valori nelle mutande degli italiani che nelle banche svizzere. Io anche l'altro giorno sono andato in banca, dovevo prendere qualche cosa, insomma un malloppo, e dove l'ho messo? Lì, nelle mutande. Sono uscito dalla banca che sembravo un Nureyev in calzamaglia. E camminavo così, per paura dello scippo, così. E uno cammina muro muro, gli ci vorrebbero 100 mani, perché qui ti scippano tutto come ti giri. Ti scippano tutto, catenine, ombrelli, orologi, capsule dentarie, montature degli occhiali, tutto. C'è gente che va in giro con le montature fatte di filo di ferro, di mollica di pane, anzi senza montatura, cammina con le lenti così. Infatti il successo delle lenti a contatto a che cosa è dovuto? Che non te vanno fregare occhiali, eh? Sì, io l'orologio d'oro per esempio ce l'ho in banca. Ogni tanto faccio una telefonatina al cassiere per sapere come sono. Ma sì, c'è un attimo questa psicosi, lo dobbiamo ammettere. La paura dello scippo. Io, per esempio, l'altro giorno mi trovavo in una cittadina dell'Alto Lazio per degli affari. Nell'Alto Lazio. Beh, erano le 6 di pomeriggio, volevo un'informazione. Ho visto una signora elegante, con pelliccia, gioielli, ben vestita, insomma. Mi sono avvicinato con l'intenzione di chiederle: scusi signora, potrebbe darmi un'informazione? Non ho fatto in tempo a arrivare, potrebbe darmi che quella mi ha dato la pelliccia, orologio, ombre, laga, delina, tutto. È scappata urlando come uno sesa. Una scippa, una scippa, io no! Vai, è un'ossessa. Sì, allora per evitare questo andiamo in giro vestiti male, ci buttiamo giù. Sì, qua barba lunga, i vestiti vecchi, con le valigie di fibra, no? Come gli emigranti del Novecento. Le valigie quelle di pelle firmate le lasciamo a casa, tanto ce le fregano pure lì, ma insomma, dai, la speranza. Ma avete mai visto voi oggi la partenza di un vagoneletto dalla stazione? Madonna, si avvicinano dei pezzenti, con queste valigie con lo spago, con le toppe al sedere, il capotreno davanti a questi mendicanti si inchina a squadro e dice: buongiorno ingegnere, s'accomodi, onorevole avvocato illustre. E poi quando sei salito sul vagoneletto, dici: mi raccomando,
Mi raccomando, si chiuda con la catena, la catenella, il catenaccio, non apra i finestrini, non apra il portapitale, ci potrebbe essere nascosto un nano malintenzionato. E tu tutta la notte così, dice, non apra a nessuno per nessun motivo se bussano, anche se le dico che sono io, non apra! No, non apro. Tutun, 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 tutta la notte con l'occhio sbarrato. Una sera che c'era la nebbia, c'erano i petardi sulla strada ferrata, no? Appena la ruota ha beccato il primo petardo, è patam! Di segnalazione per segnalare, è scoppiato il primo petardo, le cabine si sono spalancate tutte, il corridoio del vagone letto si è riempito di gente in mutande con le mani alzate. Non c'è niente io! Non c'è niente! Io l'ultimo viaggio che ho fatto a Roma-Milano, quando siamo arrivati alla stazione centrale di Milano sani e salvi, ci siamo abbracciati tutti, commossi, pacche sulle spalle, abbracci, lacrime. E lì, seduta stante, al marciapiede numero 9, abbiamo creato l'associazione del Reduci Tutto Letti Roma-Milano del 2 aprile 1983. Ta, 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 ta. Ogni tanto ci riuniamo e facciamo una cena ricordo al buffet della stazione. Eh sì, è così, c'è questa psicosi, questa paura. E perché? Quando andiamo a casa? Trac, 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 avete sentito anche le signore? Catenacci, paletti, videocitofoni, fili spinati, coccodrilli col fossato, così. E quando suona la porta in un'ora desueta, mi piace questo termine, desueta, no? C'è un attimo di panico. Chi sarà? Che ne so? C'è chi va ad aprire? Vai tu? Va bene, vado io. E vado io alla porta. E se non abbiamo cani ci buttiamo a quattro zampe davanti all'uscio e cominciamo ad abbaiare, inventandoci nomi di cani più terrificanti possibili. Buono Satana! Accuccia Hitler! E poi, con una voce intimidatoria, chiediamo chi è? Ci sono il garzone del macellaio. Che vuoi? Ci ho portato l'arrosto. Infilalo sotto la porta. Ma so 2 chili e 3 decar. E allora torna indietro e portami 2 chili e 3 di prosciutto tagliato a fettine sottili e me le passi una per volta sotto la porta. C'è questa paura, questo timore che non diminuisce leggendo i giornali, e no, perché i giornali sono pieni di queste notizie dove si dice che ci sono questi legami tra delinquenza, mafia, P2, camorra, politica, e sai, con tutti questi legami fra delinquenza e politica uno c'ha anche paura di difendersi. C'ha paura, non se la sente più. Vuoi vedere che se tu spari a un ladro si incacchia De Michelis? Monsieur, bonsoir. Beh, ma che succede? Cosa fai? Cosa avete fatto? Cos'è questa roba? Questo è un regalo di Patapon, un gioco di prestigio. Me l'ha insegnato così, lo faccio alla recita della scuola. Bene. Adesso te lo faccio vedere. Sì, come no, vado a sedermi. Dunque. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis le famoso mago Patapin. E perché Patapin? Patapon mi ha detto di chiamarmi Patapin perché è appodato per un bambino. Je suis le famoso mago Patapin. Vado a seguire pour vous mon experiment mai tentato nella histoire della prestitigidi. Qui ti volevo. Ti aiuta papà. Si dice prestitigidi della magia. Grazie. Prego. Mon experiment consiste che questa pentola. Come sarebbe pentola? Si prega il rispettabile pubblico di non interrompere. Come tutti gli spettatori possono vuare questa pentola, è vuota di dentro e vuota di fuori. Ma che fesserie dici vuota di fuori? Si prega il rispettabile pubblico di non interrompere. Che si incassa. Questa pentola è vuota. Adesso je veux romper queste trois vases. Un. Deux. Trois. Vado a mescolare. Beh, ma chi ti ha insegnato a fare una frittata? Il tempo di pronunciare la parola magique. Patapin patapon, patapin patapon. E voilà le miracole.
carino. Senti, Chico, adesso fai una bella cosa, che scommetto Patapon non te l'ha insegnata. Riprendi i pulcini, rimettili nella pentola e falli ritornare uova, se sei capace. No, no, io me li voglio tenere, ah. Guarda come sono carini. Eh sì, molto, molto carini. Però è un bel gioco, vero papà? Perbacco, ed è teatro anche questo, sai, perché il teatro è una magia, una bugia forse, ma una bugia meravigliosa. Il teatro è una bugia meravigliosa che trasforma in poesia qualunque cosa e la normalità diventa favolosa. Il teatro è una bugia meravigliosa. Ma come è fatto il teatro, papà? È un po' difficile spiegarlo, Chicco, ma ora ci provo, vedi? Adesso il palcoscenico è vuoto e sembra un posto qualunque, ma chiudi gli occhi. Siamo alle 9 di sera, quando arrivano dei personaggi misteriosi, delle specie di maghi, che riescono a fare tutto, come nelle favole. Ti racconto una favola magica, senza un filo che è un filo di logica, e ti porto in un mondo incredibile, dove tutto è possibile. È un continuo miracolo che si chiama spettacolo. Fantasia, puoi andare dove pare a te e galoppare nel magico regno del sogno più bello che c'è. Mille stelle, tutto il firmamento a un tuo gesto si illuminerà. Se vuoi una luna d'argento che splenda soltanto per te, basta che fai come me. In questa notte ti basta volerne, diventi Peter Pan. Sembra di essere a Kensington Garden e voli e vai, vola, vola con la fantasia. Nascosti diventano veri, che felicità. Tocca col dito il cielo infinito di questa incantata realtà. Chiudi gli occhi e scenderà la neve e il suo manto tutto imbiancherà. Addobba i rami di assurdi ricami ed il mondo più bello sarà. Poi se vuoi che io ti sciolga i fiocchi, apri gli occhi e diventerò un nuovo gioco, ti accendo bel fuoco e la neve sparire farò con un allegro falò. A spegnere il fuoco, la pioggia dal cielo viene giù, insieme sotto l'ombrello, che bello ballare io e te, così. Sereno, più azzurro che mai, e fa
cornice con questa sua luce al sogno più bello che c'è. Sbocciano i fiori di mille colori soltanto per te. Come noi, come noi, come noi, come noi, come noi, come noi,
perché papà dice che è tanto difficile? Ma... Scusa, Chicco. Scusa, ma mi sono dovuto trattenere nell'atrio a parlare con delle persone. Ma cosa hai fatto? Sei tutto rosso, hai il fiatone. No! Non negare davanti all'evidenza. Non ti sarai mica arrampicato su queste grate, è pericoloso, eh? No, no, di là ho trovato una palla e giocato un po' con Romano. Ma e cosa ci fa lì il mio registratore? Falla rimettere a posto. Sai che sono geloso delle mie cose. Dimmi una cosa, Chicco, ma dimmi la verità però, eh? Forse avresti preferito che oggi ti avessi portato da qualche altra parte, eh? No, no, mi piace qui. Tu, papà, cosa dici? Potrei fare anch'io l'attore? E perché no, se ti piace. Ma è difficile? No, è un mestiere come un altro, dove però se uno c'è portato riesce meglio. Se non c'è portato fa il cinema e riesce lo stesso. Tu come hai cominciato? Io ho cominciato con l'Accademia. 6 anni col metodo Stanislavski. Ricordo che al saggio portai tutto Majakovskij a memoria. E poi Wisniewski, Ostrowski e un po' di Vittorio Alfieri, perché qualcosa di leggero nel repertorio uno ce la deve pure mettere. Ricordo che il mio sogno era quello di recitare Shakespeare all'Old Vic e Molière alla Comédie Française. Invece, finita l'Accademia, trovai una scrittura in una compagnia di riviste. Niente di straordinario, ma sai, nella vita bisogna anche sapersi accontentare, come dice Gianni Agnelli ai suoi dipendenti. Però era una rivista di tutto rispetto, dignitosa. Ricordo che il mio debutto è legato ad una musica che faceva così. Te la voglio suonare. Dunque. Ecco, il mio debutto è legato ad un tango. Riuscì a conversare furono le signore delle pulizie. Senta. Sì? Lei è quello nuovo? Sì, sono nuovo. Si vede così timido. Beh, sai, è il mio primo debutto. Spero anzi di venire fuori. Ma che cosa sa fare? Majakovskij, Wisniewski, Ostrowski col metodo Stanislavski. Simpatico, fa ride sta roba. Squischi, squoschi, squaschi. In che mondo ero capitato? Io che sognavo Shakespeare e Molière.
Come sto combinato, sembra una monaca. E beh? Ma via questi orpelli, per carità, io ho fatto l'accademia, sa cosa crede? 6 anni col metodo Stanislavski, Majakowski, Wisniewski, Ostrowski, grazie ragazze. Ma che figura ci farei se una sera venissero a vedermi Orazio Costa e Silvio D'Amico, che mi hanno diplomato a pieni voti? Ah no, io non sono portato per il dramma, la tragedia classica. Costa faccia? Perché cos'ha la mia faccia, scusi? Ma è una faccia da comico, se faccia un po' bene? Non ci sono dubbi, faccia da comico? Faccia come credo io me ne vada? Ma no, si accuolla con questa faccia, è proprio adatta al mio numero del bacio. Oh, io l'ho vista a Parigi, alle Folies Bergère lo fanno tutte le soubrette. Lo conosce, no? Sì, all'Accademia lo faceva anche la Proclaimer, con Salce. Una acrobazia. Allora se lo conosce non ci stanno problemi, no. Lei adesso andrà a sedere in platea come uno spettatore qualsiasi. Va bene. No, prima gli devo da spiegare. Ah, sì. Io dopo il mio numero del tango mi rivolgerò al pubblico e dirò: sì, ed ora, come dire, scusi, come dire, ed ora vorrei invitare un gentile rappresentante del sesso forte a salire sul palcoscenico. Vediamo un po', un signore qualsiasi. Venga, venga. Venga lei! E lei viene su! Poi io gli chiederò di darmi un bacio e andiamo avanti così. Tanto il numero del bacio si fa abbraccio. Sì, sì, abbraccio e bacio, come diceva Salce. Ma ricordo che a questa battuta Ronconi si divertì moltissimo, poi ci fece sopra un seminario. Ah. Una cosa ronconiana. D'accordo, allora stasera lo famo, deciso, stasera, sì, no, sì, certo. Signorina, già gliel'ho detto, io il comico non lo so fare, non so neanche da che parte si cominci. Dal cappello. Prego? Dal cappello. Aspetti un attimo, aspetti. Prendete qualche cappello, per favore. Se lei ci pensa, tutti i grandi comici sono legati a un cappello. Per esempio, se io gli dico cilindro, che gli viene in mente? Pistone. Ma no, cilindro nel senso de cappella, cilindro. Cappello a cilindro, Fred Astaire. No, no, Fred Astaire de risate non ne ha fatte mica tanto. Ma di successi ne ha fatti parecchi. No, cilindro è d'apporto. Me oui, che sbadato, come non averci pensato prima. Se vuole ci posso fare pure angustino. Se ride che sì. È contenta. Funziona. Ce la dico io, ce la dico. Sì, io gli dico paglietta, che gli viene in mente? Berlinguer. Ma Berlinguer non è un comico. Ah no? No. E però certe volte oh. Poi a me lo sa chi mi fa venire in mente Berlinguer con quei capelli? Chi? Stanlio. Ma lei se lo immagina al comitato centrale del PC, al CC del PC, alle botteghe oscure, quando fa cosuta? Mi piace questo. Oh. No, no. Oh. Da Vinci stupido. Lasciamo stare la politica nel mio spettacolo. Ma è bonario. Ecco, si indossi un po' sto cappelletto qua. Questo chi gli ricorda? Questo? Ah, un comico che mi piaceva tanto quando ero ragazzo. Chi? Gary Newitt. Signora Timothy! Mi ha portato la marmellata di mirtilli. Ah, ragazzi. Ecco, sono queste le cose che lei deve fare. Altro che le tragedie. Ah, mia cara signorina, queste cose all'Accademia. La Aldini, Fantoni, Sbragia, Gazzolo, che sono notoriamente degli zuzzurelloni.
Non facevano altro tutto il giorno, questa è roba rivista, te lo dico io. Ma no, magari la colpa è mia che gli ho dato dei cappelli troppo sfruttati. Ancora? Ecco, guardi, se metta un po' questo, sì. È più anonimo. Vede? Questo è più anonimo, ma è più adatto alle mie corde. Ah. Perché mi consente di fare dei personaggi di un certo spessore. Coraggio, piccola. Anche in Fribogart ci aveva i pedanine, eh? Tra poco partirà l'aereo per Casablanca. Ma che fa? Il bacio non ma glielo non do. Ma non se ne approfitti, eh? No! Lei sto cappello? Non mi rovina tutto. Lo deve mettere così, rincarcato. Come me lo devo mettere, scusi? Rincarcato, così che fa? E vado a sbattere, non ce vedo. Guardi, ma fa ride perché è goffo. Oh, mi faccio il piacere. Ma lo sa chi si mette il cappello così da goffo? Chi? Un mio ex compagno d'accademia, un certo Montesanto, che adesso fa la macchietta del finto tonto in cabaret. Sa quella del motorino? Quale? Quella dice, io c'ho un motorino, venivo da qui. No. Quello che si mette in moto con la pedivella così. C'ha la marmitta ingolfata, cioè. Lo eccito. Beh, insomma, io venivo in così, no? E andavo per i fatti mia, perché a me che me frega. E camminavo su un pezzo di striscia di strada che c'è stava scritto Bustaxi, Bustaxi, Bustaxi. Beh, mentre camminavo così, il vigile mi fischia e mi fa, dice, lei dove va? Dica a lei che gli frega. Ce lo sa che qui non ci si può camminare? Ah, non ci si può camminare. E non si deve camminare. Non lo so, ma qui non ci si può camminare, perché qui è riservato, qui non ci può camminare nessuno. E allora quello che ci camminava prima che ho visto io chi era, dai, e chi era? Cioè quello era un mezzo pubblico. E io che sono un mezzo stronzo, non ci posso andare. Dio! No! Guardi, questo personaggio qui è proprio adatto al mio numero del bacio. Sì, sì, adesso lei si va di essere in platea e aspetti che io la chiamo. E non si preoccupi, vedrà. Sarà un successo! Ma... E andiamo, ragazze, va? Ma dove va, signorina? Dannate, ragazze! Che vergogna! Io che avevo fatto l'accademia, costretto a fare l'imitazione di Montesanto in una macchietta da cabaret, scesi in platea, ma per imboccare l'uscita non farmi più vedere. Furono dei giorni terribili. Fortunatamente, di lì a qualche tempo incontrai un amico che mi disse, io avrei una cantina, troppo piccola per farci un garage, ci si potrebbe fare una bella pizzeria o un cabaret. Le sai fare le pizze? Dico le pizze no. E vabbè, allora facciamoci un cabaret. E fu così che debuttai nel cabaret. Cabaret, cabaret, dove ognuno fa da sé. E tutti rifacevano qui Boris Diamolusci, Prévert e Jacques Tati. Ma l'ultimo per snellire un po' quell'impegno da rive gauche, si chiudeva la serata con la satira annacquata. E poi verso mezzanotte si servivano stracotte e quattro penne all'arrabbiata, con la salsa un po' salata, piena di peperoncino, per far bere un altro whiskino al commenda progressista orfano della rivista, che con quattro battute e due frecciate aveva l'illusione di aver partecipato a una rivoluzione. Cabaret, cabaret, sei finito il giorno che sì, cantavano couplet che strappavano battimani con l'altezza di fanfani. Cabaret, cabaret, dove ognuno va da sé. Guarda che non te ce porto più, sa? Oh.
Io sono il figlio di mio papà. Mio papà mi ha lasciato un dicastero economico. Io i dicasteri li eredito. Un giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto: lei avrà un dicastero. Che avrò? Dicastero. Stero! Sembrava suo, grazie, prego. E così adesso mi ritrovo in mano il Ministero per la Programmazione Economica in Italia. Vedrai che ti combino! Perché se a me mi pigliano i 6 minuti... Sì, a me ce ne vuole uno in più per... Beh, ho dei lampi di genio. Qualche volta anche i tuoni. È carina questa, eh? Noi politici siamo tanto spiritosi. Siamo in 3 soprattutto più spiritosi. Io, Andreotti e Andreatta. Che detti così sembriamo il passato remoto del verbo andreare. Io Andreotti, tu Andreatta e il rumor. Cioè, perché rumor? Perché è irregolare. Ne so una più di Trombadori. Ah, vi posso fare un sonetto di Trombadori? Sì. Bene. Questo è più carino dei sonetti che gli pubblicano sul Messaggero. Rido senza audio. Beh, adesso per quanto riguarda la riconversione industriale, ho un lampo di genio. Datosi che in Italia molti agricoltori che lavoravano nel sud furono trasferiti al nord dalla Fiat a fare gli operai e ora sono rimasti senza lavoro, guarda come gli girano. Allora io, idea, li ho riconvertiti in agricoltori al sud e gli rigirano. Sì, è vero, all'ultimo raccolto abbiamo avuto dei piccoli inconvenienti. Ci sono venuti fuori i mandarini con i tergicristalli, a forma di panda. Io l'ho chiamato i mandarini. Come me vengono a me? Adesso per un altro problema fondamentale, fai conto la ricerca di fonti alternative di energia. Beh. E datosi che noi in Italia siamo privi, dico privi, dico privi di materie prime da cui trarre energia, una trovata del mio dicastero è stata la scoperta di una materia prima di cui siamo ricchissimi in Italia. Le cazzate. Beh, se riusciamo a sfruttare l'energia contenuta nelle cazzate che si dicono in Italia, diventiamo gli sceicchi d'Europa. Con una frase di De Nita, la crisi energetica è finita. Basta un discorso di Nicolazzi e tutti i termosifoni d'Italia vanno in ebollizione gratuita fino a Ferragosto. Se poi riusciamo a collegare l'onorevole Marco Pannella, guarda che pedino, ha un generatore di energia elettrica. Il giorno che gliene scappa una delle sue, quello va a accendere le luci di New York a distanza come Marconi. Cabaret, cabaret,
cabaretti visivi così? E certo, per fare il mimo, stai a vedere. E Mimo fa queste cose? Anche peggio. Ma chi è che ha inventato il Mimo? Il Mimo lo hanno inventato i greci, infatti deriva da Mimos. Ma sono stati gli orientali, i giapponesi per la precisione, che hanno creato questa tradizione del teatro gestuale, il kabuki. Ma pensa che strani questi giapponesi. Loro, che nella vita fanno tutto più piccolo, miniaturizzano tutto, a teatro fanno delle cose interminabili. Ma lo sai che adesso i giapponesi hanno inventato una radio a transistor talmente piccola che te la puoi mettere sotto un'unghia? Che se per caso ti metti un dito nell'orecchio senti la musica, se ti metti un dito al naso senti le notizie. Ma è incredibile, questi giapponesi miniaturizzano tutto. E come saranno nel 2000? Io già me li vedo. Oh, già sono piccoli adesso, nel 2000 saranno ancora più piccoli. Con due gambini piccoli, 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 due braccini piccoli, un capoccione solo. Ehi, si alzeranno da questi lettucci piccoli. Andranno a lavarsi, no? Poi andranno a fare colazione al bar. Dice, un caffè, grazie. Scott. Poi a pagare a quei registratori di cassa piccoli. Non quei bei registratori di cassa che c'erano una volta, che ti dava soddisfazione pagare. Il prezzo si leggeva bene. Una lira e 25. I tasti erano così. E poi ci voleva mezz'ora e poi cassettata nello stomaco della cassiera. E i cassieri avevano una malattia professionale, camminavano tutte così e qualsiasi cifra si pagasse sempre bling. Oggi invece quando vai a pagare a questi registratori di cassa moderni dici, quant'è? Ci ha aumentato. Cioè perché? E ieri era un'altra musica. Se non hai orecchio musicale sei fregato sul prezzo, Beh, insomma, questi giapponesi che nella vita miniaturizzano, a teatro fanno dei polpettoni di 7 ore e mezza. La muta di Osaka, la cieca di Nagasaki. Ma fanno anche quelle cose di guerra i giapponesi? Per Bacco hanno una grande tradizione marziale che va dai samurai, al kung fu, al karate. Che poi un giapponese nao col karate non metterebbe paura a nessuno perché... E levete, pallido, e levete. Cioè, quando... Aspetta, ho avuto un'intuizione geniale. Adesso io porto lo stesso colpo. Al rallentatore, stai a vedere. Nel gesto come è tutto relativo. Guarda. Sembra che sto mimando un burattino. Davvero, papà, sembri Pinocchio. Ma lo fanno Pinocchio i giapponesi? Ah, quelli fanno tutto, figlio mio. Fanno anche l'Alfa Romeo adesso, con i fari a mandorla. E quando arriveranno le prime in Italia, suoneremo il clacson, faranno Nissan, Nissan. Dici, ma qui da noi chi lavora? Nissun, Nissun. Beh, però, se i giapponesi fanno Pinocchio, al posto della balena mettono un drago. Un drago? Sì. E perché non la balena? Perché la balena ce la vendono a noi, surgelata, fatta a pezzettini piccoli piccoli come calamaretti. Pensa che pazienza sti giapponesi. No, balena a sfrizzoli. Ma sai però che per il mio spettacolo sarebbe un'idea stravagante un Pinocchio giapponese? E come vedrebbero loro i carabinieri di Pinocchio? Il gatto e la volpe, mangia fuoco, la fata dai capelli turchini. Io, un Pinocchio giapponese, già me lo immagino.
guarda che te sono venuti a prendere. Te stanno aspettando su alla portineria del palcoscenico. Ah, grazie, da che parte è? Là in fondo sempre dritto. Sì. Grazie, arrivederci. Prego. Ciao. Ciao, bello. Che carino. È bello, sì. Simpatico. È quasi intelligente che mai, sa sì, che sì, potete. Sì. Sentirmi e altro giorno. Ah. Buonasera. Buonasera. Avete finito? Sì. Andate a divertirvi? No. Romba in night? Andate a rimorchiare? Ma tutti, tu. Ma no, no, andiamo subito a casa a vedere la televisione. Questa sera ci sono i filmissimi di Canale 5. Però. E che ne è uno che non voglio mica perdere, sa? Però io mi vedo il Canale 4. Ah, sì? Sì, c'è uno di quei famosi film che non si dimenticano. Dai, allora, fermo presto, se no fermo tardi, eh? Sì, c'ha ragione, eh? Io devo andare a casa a registrarlo, quel film. Per mio marito. Ah. E se no quello che io sente, figuriamoci. Andiamo ora, dai. Sì, piano piano. Sì, sì. Andate, mi raccomando, sì. Registrate tutto, eh? Sì, oh, commissario, sì, arrivederci, arrivederci, arrivederci. Ma guarda tu, però. Avete sentito? Avete sentito? Ecco, un'altra cosa che ha sconvolto le abitudini della gente. Il videoregistratore. E la costringe vie più a parlare ancor meno. Bella sta frase, poi me la scrivo, ma la ridico. Sì. Sì, perché adesso, con tutti questi film che danno nelle televisioni private, in tutte queste televisioni private, uno non sa più cosa fare, non sa più come fare. Allora che succede? Se ne vede uno su un canale, contemporaneamente col videoregistratore ne registra un altro su un altro canale. Eh già, sì, vede dei film di 40 anni fa, le pietre miliari del cinema, i famosi film da non perdere. E anche volendo, come fai a perderli? Gli danno 300 volte. Mattina, pomeriggio, notte, sera, giorno. Ma prima o poi i becchi sei condannato, sì, sì. Però, oh, si vedono anche dei bei film, eh. Io, per esempio, l'altro giorno ho rivisto un vecchissimo film di guerra con John Wayne, Eroi senza frontiere. Bello. Però io non me lo ricordavo così lungo. Io mi ricordavo che durava un'ora e mezza. Adesso invece dura 4 ore e un quarto. E poi io me lo ricordavo tutto in bianco e nero. Invece adesso ogni tanto, diciamo pure spesso, insomma ogni 4-5 minuti di bianco e nero ci sono 2-3 minuti di colore. Ma non so se dipende dal televisore mio o dal ripetitore di Montefiascone, ma è così. Però il film è bello, eh? Bello, ve lo ricordate? Inizia con John Wayne che viene chiamato al rapporto al quartier generale. E lì John Wayne con la sua inconfondibile falcata, da cowboy, anche quando faceva il marino, va al rapporto dal generale. Il generale dietro la scrivania lo scruta e gli dice: Thompson! Comandi, generale. Qui ci sono tutte le istruzioni. Mi raccomando, Thompson, riporti a casa la sua pellaccia. Non vorrei che quei dannatissimi fottuti giapponesi ne facessero perle per i loro tamburi. Non si preoccupi, signor generale. Destinazione? Destinazione X! E qui, a colori, si vede la destinazione X. Mobilificio Rossetti al chilometro 16.500 dalla Salaria. Improvvisamente, a colori. Dice: che ci fanno i giapponesi sulla Salaria? Mai visto, manco. Oh, pare strano, ma stanno lì. Infatti si vede il comandante giapponese. E quell'altro aiutante fa. E poi il sottotitolo. Sono 200 e li abbiamo circondati. Tutto qui. Dall'altra parte si vede John Wayne. Che pure lui scruta l'orizzonte e dice: sono 2000 e ci hanno circondati, ma non ce la faranno. Allora chiama il sergente. O'Connor, comandi generale! Invia subito un messaggio al quartier generale che ci invino dei rinforzi. La radio è rotta, maggiore! Acci! Eravamo nel 48, John Wayne diceva acci. Oggi direbbe mali. Allora dice: è possibile che non c'è un altro sistema, O'Connor? E qui O'Connor fa l'unica cosa che gli hanno insegnato nei Marines. Sale di corsa in cima ad un albero altissimo, arrivato alla sommità del quale mette le mani intorno alla bocca e grida con tutto il fiato che hai nei polmoni rivolto verso l'America, no? Nano! E dall'altra parte gli rispondono: colore sempre vivo! Che deve essere il segnale d'attacco. Perché qui parte un bombardamento in bianco e nero. Tutte macerie, un macello. Dopo si rivede il comandante giapponese che scruta l'orizzonte e va ad inquadrare un'automobile che procede lentamente e si ferma davanti all'unico edificio rimasto in piedi. Ne scende una giovane donna, il comandante giapponese la osserva, poi dice: chi cazzo è?
Che c'è manco bisogno del sottotitolo, perché la giovane donna elegante fa 2 o 3 passi di spalle, poi si gira e fa: oui, je suis Catherine Deneuve. Au. Qua parte una raffica di mitra da tutte e due le parti, giustamente. Finita la raffica di mitra, il polverone, la polvere, la cosa, si vede su un cumulo di macerie O'Connor buttato così tutto insanguinato, poveraccio. E John Wayne che gli sta vicino e gli dice: coraggio O'Connor, coraggio ragazzo, tra poco sarai a casa. Di dove sei, ragazzo? Sono del Vermont, maggiore. Anch'io O'Connor sono del Vermont. E dove abiti? Ma dimmi adesso, uno coraccio sta per morire, dove abiti? Allora, gli dice: abito qui, maggiore. E O'Connor, con uno sforzo sovrumano, è l'unico pezzetto rimasto intero, zinchete, gli tira fuori una fotografia. John Wayne la prende, la osserva e dice: ma io questa casa la conosco, è la casa della sposa al chilometro 600 dell'Aurelia. Tutto per il vostro giorno più bello, 36 rate senza cambiare. John Wayne è commosso, O'Connor addirittura muore. Forse l'idea che non ci sono i cambiali, sai? Allora John Wayne si incacchia, come si incacchiava lui quando gli ammazzavano i sergenti del Vermont. E dice: ragazzi, è il momento! Un tenente che si era distratto mentre stava a pulire mitra dice: quale momento, maggiore? È il momento di Martini, un Martini. Oh. E qui a colori, devo un ton bianco, però a colori, si vede Ornella Vanoni che si beve Martini con tutti i Marines, no? Che io manco mai ricordavo Ornella Vanoni in quel film. Ma quanti anni c'ha sta Vanoni? Allora John Wayne dice: basta ragazzi, scatta l'operazione. Quel tenente che si distraeva sempre dice: ma quale operazione, maggiore? Operazione 5, operazione 5. E scatta l'operazione Fire, con la quale gli eroi senza frontiere conquistano l'isola di Iwo Jima. Arrivati in sommità della collina, piantano una bandiera un po' storta, se no il monumento gli viene male. E poi dopo John Wayne chiama alla donata i superstiti e gli dice: ragazzi, molti di noi se ne sono andati, ma quelli che restano potranno tornare a casa, dove troveranno la libertà. Giubbotti casual per tutte le taglie, 8.500 lire. La giustizia, il dentifricio accettato dall'Associazione Medici Dentisti Italiani, il benessere, il tonno che si taglia con un grissino, e la democrazia. È tutto per tutti gli sport al chilometro 7425 della via Casilina, all'altezza del bivio per il Colorado. Sa, 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 sa. Per vedere sta roba che ce ne restiamo chiusi in casa con le porte chiuse. Io invece mi ricordo che quando ero ragazzino si viveva con le porte delle case aperte. Oggi invece i condomini sono delle isole deserte piene di gente e anche la vita è diventata come un condominio. Quando hai bisogno di un po' di calore c'è sempre qualcuno che non firma. E allora, se dipende da noi, coraggio, un sorriso, una frase gentile, un invito. Dai! Ehi! Ehi, amico! Ehi, 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 ehi. Del tu, se ti serve qua.
amico, questa sera un po' di gente qui da me. Ma perché non vieni su, vieni anche tu, la mia casa è sempre aperta anche per te. Ehi amico, non scordarti qua, che per buttare al vento tutti i nostri qua, dobbiamo cominciare a parlare, 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 parlare più spesso qua. Noi. Ehi amico! Dai, vieni a far due chiacchiere da me. Sarebbe bello, come sarebbe bello salutarsi così da porta a porta come tanti amici e parlare, conversare. Chicco! Chicco! Ma dove è andato sto ragazzino, guarda, oh. Ormai ha preso confidenza con il teatro e gira, gira, gira per come un pazzo, gira più lui di un teatro stabile. Ma chissà dove si è cacciato. Mi lasciano sempre solo. Sono sempre qui solo in questo teatro. Non c'è niente da fare, e pensare che io ho fatto il teatro per parlare, per conversare. Oggi invece non si parla più, non si conversa. Forse anche perché la gente ha paura di sbagliare, eh? Perché l'italiano, diciamocelo sinceramente, è una lingua infida. 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 Infida o infida? A me è la virgola che mi frega, quindi. Eh sì, e perché i verbi? Accidenti, sono pieni di trabocchetti. Io credevo che voi staste se. Stettete. Questo è un congiuntivo che regge il bubù. E perché i passati remoti mica scherzano in questa lingua nostra. Per esempio, c'ero solo in casa e allora mi ricordo che per mangiare mi cuoci. C'è quanto? Mi cuoci. No, mi cuocui. Mi cuocu. Non mi cucui, no. Mi cuossi. Mi cuossi è giusto, c'è poco da ridere. O mi cuossi o mi cocetti. Cocetti sembra un cognome. C'è Cocetti, presente, cuocia due uova. Così uno si leva il problema del passato remoto e si ritrova le uova. Qua, se uno non si appiglia al dialetto, come aveva giustamente intuito Pasolini, non ne esce fuori. C'era almeno il vantaggio che una volta questa lingua, questo italiano, era ricca, aulica. Ampollosa, ti riempiva la bocca, no? Dice, ricordo che l'altro giorno facemmo una scorpacciata. Se ne convengo, caro amico, mangiamo a quattro palmenti? Ma chi saranno sti palmenti? Ce l'hai con quanti palmenti mangia? Cioè, io con due, sa, sto a dieta. Che l'altro giorno mangiando ho sentito un rumorino. Ci vuoi vedere che sto andando a tre palmenti? Allora subito sono di corso dal dottore, trac! Ma rimessa a posto il palmento, adesso vado a quattro, che è una meraviglia. Sì. Poi questa lingua, così bella, così aulica, si è impoverita. C'è stata la congiuntura linguistica, lo sboom lessicale. E le immagini hanno perso di valore, si sono impoverite. Non so, una volta si diceva, abbiamo bighellonato per la città. Si deambulava. Oggi invece si dice, abbiamo fatto quattro passi. Prima ci si abbandonava tra le braccia di Morfeo. Adesso si schiaccia un pisolino. Oppure si fanno quattro passi. Non so, una volta ci si gettava nel vortice della danza. E invece adesso che si fa? Ci si fanno quattro salti. Che se tu pensi che in una discoteca una bottiglia te la mettono 200.000 lire, te vengono 50.000 lire a salto. Manco i salti li facesse Sara Simeoni. E perché nei bisogni fisiologici, senti com'è, fisiologici, tutto giù giù, l'italiano come pizzicagno, che si svida il naso. Nei bisogni fisiologici, uno per esempio una volta diceva, pardon, con un lieve rossore, vado a spandere acqua. Che però te dava il senso dell'abbondanza, del benessere. Dice, dove vai? A spandere.
Oggi invece si dice scusate, vado a fare un goccio. E vabbè che siamo in crisi e dobbiamo risparmiare, ma almeno lì famola tutta. Accide. Ma è lì usabundare, come si dice. Sì. Per esempio, prima, una volta, si conversava. Poi abbiamo cominciato a fare due chiacchiere e adesso anche meno, sempre meno. Cioè, permetti una parola? Una, per carità. E non si parla più? Va a finire che non converseremo più, non comunicheremo più e per parlare saremo costretti ad inventare dei dischi per conversare. O inventeranno delle conversazioni preregistrate, delle conversazioni in cassetta. Sì, succederà proprio così. E le nostre serate le passeremo in questo modo. Ritarda. Eccola, forse è lei. Buongiorno. Per lei. Grazie, grazie. È arrivata la mia conversazione in cassetta. Finalmente potrò parlare, non sarò più solo. Vantaggi del progresso. Buongiorno, caro amico. Qui il professor Rossi. E la signorina Katia. Che sono venuti a trovarla per conversare con lei. La nostra conversazione sarà libera, piacevole. E perché no? Intima. Suonerà per noi, a questo punto, il pianoforte del maestro Charlie Taylor. Charlie Taylor! Mi piace Charlie Taylor! Che serata, ragazzi! Sì, caro amico, ci accolgo come farete con delle vecchie conoscenze. Sì, è una parola, io è tanto che non parlo con nessuno e non ricevo gente. Buongiorno, professor Rossi e signorina Katia, che piacere rivedervi. Prego, professore, s'accomodi. Signorina Katia, segga qui vicino a me. Lei, professore, da quest'altra parte. Come sono contento di vederlo. Grazie, caro amico. Prego. Male, piccola mia. Sai, ho provato di tutto. Anche con le massaggiatrici, ma è l'anima che ha bisogno di massaggio. Ti piace viaggiare? Sì, sì. Mai stato a Firenze? Sì, una volta. Mi parli di Palazzo Vecchio. Ha un minuto di tempo. Sì, professore. Dunque, Palazzo Vecchio lo chiamano così perché è vecchio. No? Fu edificato nell'anno 1400 rotti da Benvenuto Cellini. No. Mi complimento per la sua preparazione, caro amico. Grazie. Mi piacerebbe conoscere la sua opinione sugli scandali della politica italiana. Un minuto. Ma professore, qua è un minuto, non mi basta neanche per fare l'elenco, cara Katia. Qui stanno scadendo tutti i valori, sa? Sta scadendo il senso morale, sta scadendo il valore della giustizia, sta scadendo... È scaduto un minuto. Ma scade proprio tutto, scade. Ma parliamo d'altro. Le piace la pittura? Sì, grazie. Ma è stato a Firenze? Ma l'ho già detto. Mi parli degli Uffizi, a 20 secondi. Ma proprio adesso, stavo un attimo conversando con Katia. Ma quando mandiamo via questo Katia? Guardi, gli Uffizi non li ho visti perché quel giorno c'era sciopero. Sono totalmente d'accordo con lei. Grazie. Le donne? Come le giudica? Le donne? Katia, io ho sempre avuto un debole per le donne. Se anche le donne avessero avuto un debole per me, forse avrei battuto qualche chiodo. A 20. Ha 10 minuti per rispondere. 10? Ma come? Ma con 10 minuti non posso neanche descrivere l'incomincio della mia avventura, Katia. Io ero innamorato di una donna straordinaria, la incontravo tutte le mattine sul tram. Ah, che meraviglia, che donna. Non la dimenticherò mai, era una donna, era... Come dire, c'aveva due spalle. Benissimo, amico mio. Vuol sapere una cosa? Sì, Katia. Io sono proprio come tu mi hai descritta. Ma davvero? Katia,
Ma tu sei la ragazza del tram, la donna di Pisa. Ti piace la scultura? No, io... Katia, tu mi piaci. Abiti per sé. Ma vammori a ammazzare del perso, sto varrando con Katia. Ma Katia, tu mi sono piaci. Sono perfettamente d'accordo con lei. Oh, io ti amo, Katia. Io ho sempre avuto un grande desiderio di rincontrarti. Ora vi lascio soli. Sì, che è meglio, guardi. Ho altro da fare. Ecco, prego. Mi raccomando, Katia, non fare tanto. Ma non si preoccupi, professore. Arrivederci, caro. Arrivederla. Katia, mi meraviglio di te. Mai c'è lo stancente. Questo rompe. Finalmente soli. Ti ha mai detto nessuno che hai del fascino? No. Bello. Così sicuro di te, così volentino. Sei il tipo di uomo che ogni donna desidererebbe avere accanto per farsi proteggere. Davvero, Katia? Devo essere... Come sono profumate. Dici? E pensare che mi lavi i piatti da me. Come sono profumate. Detersivo al limone, ti piace? Buono. E come sei elegante. Beh, mi sono messa la prima cosa che ho trovato. Così bello, virile. Grazie. E che dire del tuo sorriso? Sono che peso. Davvero? Ma che caldo! È l'emozione! Anch'io sono un po'. Scusa, permetti che mi tolga qualcosa. Per poco, Katia! Fai come se fossi a casa tua, mettiti in libertà! Sì, questo, sì, anche questo. Anche questo, sì. Come soffice questo divano. Oh, si sta così bene qui. E penso un mai. Vieni. Un po' malvergogna. Forza Italia! Katia, mi piace sì. Me l'hai detto. Mi piace, ti voglio tanto, Katia, dammi un bacio. 20 secondi a disposizione. Ma come 20 secondi? 20 secondi per dirti quanto mi piaci, Katia. Katia. Sì, sì. Mi piace, ti voglio, sì. Katia. Sì. Dimmi che sei mia, Katia. Sì, amore mio, sono tua. Sei mia? Sono tua, vieni vicino. Vieni vicino a me, amore. Sì, Katia. Baciami. Katia! Sì, Katia! Bacia! Ah, Katia! Ah, ah! Ma è? Katia? Katia? Respirazione poca poca. Katia! Ma che? Ma come? Se sono scaricate le pile sul più bello, amore, ammazzone. Registrazione interrotta. Effettivamente, questa è la fotografia di una situazione possibile, di un'ipotesi futura, ma certo non allegra. No, no, per il mio spettacolo ci vuole qualcos'altro, perché oggi la gente va a teatro per dimenticare e soprattutto per divertirsi. Io lo so cosa ci vuole. Questo, la rivista. Sete, lustrini, paillette, musiche accattivanti, facili, belle donne, col sorriso sulle labbra. Ah, che bella, la rivista. È proprio quel che voglio fare io. È sempre stato il grande sogno mio. Io fra tutte femmine, io in mezzo alle girl. Eccole, le giaguare dal sorriso stabile, l'occhio vispo e la falcata elastica, morbide, tutte molto sexy, eleganti, taglia maxi, come alani americani, sicurissime di sé. Splendide,
le curve tutte a posto, torbide, quel che basta per turbare gli uomini fragili. Ceto medio, petrolieri, disgraziati e benestanti, industriali, ragionieri, campionissimi, battono le mani su soltanto ad ogni passo e si scordano i domani e non chiedono di più. Guardano questi sogni consentiti e teneri, disinvolti in modo inverosimile, le sue sempre a posto come fosse magia, intanto il playboy la fantasia tutti trasformerà, le nostre che sono sogni per qualunque età. Splendide, come piace al pubblico, sofficine, come un letto morbido, uniche, sono tutte quante delle star. E viva le girl! E qui c'è un applauso. Applauso maschile però. Ma a teatro vengono anche le donne. E come? E allora perché non dare anche a loro la giusta porzione di sogno e di fantasia? Avanti i boys! Eccoli, sono i fusti saltellanti e atletici, l'espressione di chi è disponibile, seduttori a tempo pieno come fosse magia, guardano solo voi, la fantasia questo suggerirà. I nostri boys sono sogni per qualunque età. Languidi è per chi ama il genere, o rustici come paleolitici, eccoci, siamo tutti quanti delle Ma il pubblico vuole ride. Ancora con questa cosa del ridere? E poi cosa fate qui? Non eravate andate via? Ma come beh, io ve l'ho già detto l'altra volta, mie care signore, non posso vivere con l'incubo del dover far ridere. Va bene, hai Gavaranca ragione, ma è gente, vuol ridere lo stesso. E allora questa roba qui, lei dice che non... No. Meglio di no. E va bene, allora via, non lo facciamo, neanche questo facciamo. Però mi dispiace perché il mio sogno era quello della grande rivista dei tempi d'oro. A grande rivista? Certo. Ma perché non fa una cosa come quella che faceva Via Risi o la Osiris, no? Ah, a proposito, la scenetta dei tesorini, sa, ricorda? No. È quella. Che c'era una bella scenografia, sa. Oh sì, due belle poltrone, un grande specchio, una bella toilette, un camerino d'un'attrice, ecco. All'inizio ogni scena c'era solo lei, eh? Chi, lei io? No, la donna. Ah, lei? Essa? Sì, il comico arrivava dopo. A quell'epoca i comici arrivavano sempre in ritardo. Walter Chiari addirittura non arrivava per niente. Perché non lo fa, dai? Andiamo, ci provi, no? Su. Va bene, ci provo, giusto per accontentarvi, ma non so che succede, eh? Boh, chissà. Chi è? Sono Romano, il direttore di scena. Vieni pure. Signorina Chevrolet, ci di là un signore che vuol parlare, dice che lei è dell'assicurazione. Oh, grazie, sì, fallo entrare. Ma come mai quello dell'assicurazione qui? È successo qualcosa? No, Romano,
Volevo soltanto assicurare i miei due tesorini. Non vorrei che succedesse loro qualcosa, che me li rubassero o che mi facessero un dispettaccio. Un dispettaccio a lei? Ma chi è che vuol che faccia un dispetto alla più famosa spogliarellista d'Europa? Ma tutti la ammirano, la amano. Oh, lo so, Romano, lo so, ma non si sa mai, eh. Oh, ci tengo troppo ai miei due cagnolini. Se dovesse succedere qualcosa ai miei tesorini, sarei una donna distrutta. La capisco, i suoi tesorini sono sacri. Ma lo faccio passare quello di rassicurazione? Sì, sì, grazie, fallo passare. E prendi i miei tesorini, sì. Romano. È l'ora della pappa. Bene. Eccoci qua. Eccoci, arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Ecco l'assicuratore, vada pure, che la signorina è lì che l'aspetta, vada. Grazie, grazie. Sì? Permesso? Certo. Signorina, permetta a un suo umile ammiratore di baciarle la mano. Lei mi conosce? E chi non conosce Rita Chevrolet, i più bei segni d'Europa? Mi perdoni l'ardire, in che cosa posso esserle utile? L'ho fatta chiamare perché desideravo assicurare i miei due tesorini. Ah, perché lei vuole assicurare i suoi due... Ecco, me la capisco. Mi fa piacere che lei mi capisca perché, vede, io senza di loro non dico che non potrei vivere, ma certo vivrei male. Sarebbe una vita piatta. Sì. Poi glieli faccio vedere, così si renderà conto. Ecco, perché io li ho visti 2 anni fa, sa, a teatro, ma era un po' lontanuccio. Ma da allora sapesse come sono cresciuti. Ah, ma già allora mi sembravano belli, sa? Ah, ma adesso? Poi glieli faccio vedere. Magari! Mi scusi. Magari. Prima facciamo la polizza. Sì, facciamo la polizzetta. Mi scusi, sa, sono un po' confuso. Ma... facciamo la polizza, dunque. Signorina, vuole che io li indichi col loro nome tecnico generico oppure scriviamo... No, no, facciamo pure con i loro nomi, grazie. Sì, perché lei gli ha dato un nome? Certo, Bubi e Bobby. Bubi e Bobby, che carino. Giri, 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 giri. Ciao, Bubi. Bubi e Bobby. Ecco, poi dopo per la descrizione e valutazione, visto che me li fa vedere, io ne approfitto, poi scrivo. Certo, bene, se sapesse come sono carini. E poi sono intelligentissimi. Pure. Sa che a comando si mettono dritti? Se dico su, vanno su. Giù e vanno giù. Poi glieli faccio vedere. E magari me li fa vedere quando vanno su. Come preferisci. Sì, preferisco. E poi magari me li fa anche toccare. Ma certo, glieli farò toccare, accarezzare. Se vuole ci può anche giocare. Ah! Signorina, scusi, ma io all'idea di giocare con i suoi due tesorini già mi sento tutto. Oh, ma giocando ci deve fare un po' di attenzione, perché sì, uno dei due è più aggressivo. E quale dei due? Quello nero. Quello nero? Sì, sì. Ma come? Non sono tutte e due dello stesso colore? No, uno è bianco e l'altro è nero. Ma va! Che strano. Poi glieli faccio vedere. Sì, magari. Io resto sempre la stessa. Ah, sa un'altra cosa che può servire per, sì, la valutazione? Mi dica. 2 mesi fa, in America, ad un concorso mondiale, quello bianco ha vinto la medaglia d'oro, sì, e l'altro, quello nero, quella d'argento. Ah, guardi, io l'ho sempre pensato, sa, che gli americani fossero un po' razzisti. Come vedono nero, stanghete. Però che strano, perché, sa, essendo tutti e due uguali, che strano, perlomeno si dovevano piazzare, insomma, un ex equo, le pare? Oh, sì, lei ha ragione, ma che vuole? Uno dei due quel giorno era un po' moscio. Che peccato! Comunque per me sono tutti e due uguali, sa? Non lo capisco. Oh, me li sono visti crescere. Quando erano piccini erano due cosine. A pera! Come a pera? A pera sono carini, no? Francamente io speravo che rimanessero nani. Poi invece... sono diventati giganti. Giganti proprio no.
Medi. All'anima dei Medi. Sai un'altra cosa che può servire per la valutazione? Sì, dica. Scriva. Sì, scrivo. Mi dica. Ballano. Ballano? Mm-hmm. Quando corre. No, quando sentono il rock. Quando sentono il rock. Forse era un po' duri d'orecchio. Strano, non succede niente. Invece mi piacerebbe assistere alla danzetta una volta, eh? Certo, dopo, quando glieli faccio vedere. Sì, grazie. Lei non ci crederà. Ma sa che una volta in un albergo non me li volevano accettare? A Lourdes? No! Ah, sì, sì. No, a Cannes! E la miseria, come? No. Ma è una vergogna! È come se a me mi dicessero, guardi, se lei vuole una stanza in questo albergo deve lasciare fuori i suoi due... Perché? Ne ha due anche lei? Sì. Quanto mi piacerebbe vederli. Non dica così, sa. Sì. Che io mi faccio vedere. Magari. Non dica così, che dopo lei, dopo che li ha visti, poi ci vuole anche giocare. E come la mettiamo? Sì, perché un pomeriggio non li manda a casa mia, così giocano con i miei. Come manda? Signora, volentieri, ma sa, dovrei venire anch'io. No, non si disturbi, li mangi. Ma non posso anche volendo. Perché? Sa, siamo molto attaccati. Ma mi dica una cosa. Dica. Anche i suoi ballano il rock? Beh, no. Qualche volta così sta passeggiando un valzer lento. Interessante. E sono uguali? C'è una piccola differenza, ma una cosa naturale. Ah, conoscendola sono certa che anche i suoi sono... bellissimi. Signora, lei mi confonde. Ma mi dica, li ha mai mandati a qualche concorso? Hanno mai vinto qualche medaglia? Ma sa, io non ci tengo, sa. No? No, e poi mi scusi, sa, ma si metta nei miei panni. Ma come farei? Ma cosa vuole? Oh, l'importante è che lei li presenti bene. Un vassoio. No, ma scusi, che vuol dire li presenti bene? Bentolettati. E cioè? Una bella spazzolata con quelle spazzole dure di ferro. Mio Dio! Ma cosa dice? Non si preoccupi. Ma che è pazza? Si abituano. Mi afferma, sa, la pazza, bella pazza. Ma che si abituano e si abituano? A me già il pensiero mi viene il sudorino freddo. Senta. Dica. Ma i suoi sono intelligenti? Sa, da come li chiamano. Perché? Non ha trovato loro un nome divertente? Ma sa, io li ho già trovati che si chiamavano così. Vediamo. Facciamo una bella cosa, intanto che lei qui fa la polizza io vado di là. Poi torno e le faccio vedere i miei tesorini. Sì, sì. Lei però mi farà vedere i suoi. Tesorini! Non mancherò, signora, non si preoccupi. Porca miseria! Mi raccomando, ragazzi, fatemi fare bella figura, eh? Eccoli qui, i miei tesorini. Ah, perché... sono questi i suoi due tesorini che vuole? Certo, e adesso lei mi faccia vedere i suoi. Stia fermo, sai. No, non ci penso nemmeno. Perché? Se poi quello nero morde.
roba vecchia come funziona, eh? No. Questa è roba dei tempi nostri. E come no, ciò? Scusate, avete visto mio padre? Ah, sì, sì, se ti corri dei atti o ciappi, sì, corri! Sì. Ah, grazie. Papà? Ciao, papà. Ciao, papà. Chiunque, vieni. Ehi, che è successo? Mi sono venuto a prendere, devo Digia. Andare via. Abbiamo fatto tardi anche stavolta e non ce ne siamo accorti, hai visto? Beh. Allora vai, Chicco, non far aspettare. Chi ti è venuto a prendere? La mamma. Allora non farla aspettare. Salutamela tanto, mi raccomando. Vai, eh. Oh, perché questa faccia, dai. Lo sai come stanno le cose? Ne abbiamo parlato tante volte. Su, forza, Chicco, dai. Ciao. Mi raccomando, eh. Ciao, Chicco, mi raccomando. Mi raccomando. I genitori, mi raccomando. De che se sa, però. Se raccomandano. Papà. Sì? Ma è vero che gli attori non possono avere una famiglia? Ma chi ti ha detto questa cosa? I miei compagni. È una fesseria, perché gli attori generalmente di famiglie ne hanno due, tre, quattro, e le mantengono tutte. E tu quante famiglie hai? Una, la nostra. Perché ti sei sposato? Perché voi ragazzini fate sempre queste domande così difficili, piene di perché? Perché noi ragazzini dobbiamo sapere le cose, e se non le chiediamo a voi grandi, a chi le dobbiamo chiedere? Giusto. Perché ti sei sposato? Aridanghiti! Ma allora un'idea fissa, figlio mio. E va bene, parliamone un attimo, che cosa diamoci, dai. Dunque, perché mi sono sposato, mi hai chiesto? Io mi sono sposato perché... Perché mi sono sposato? Mi sono sposato perché... Perché mi sono sposato? Perché ne so io? Ero tanto giovane, ero davvero. Che fai, spi? Ma vedi, Chicco, io mi sono sposato perché in fondo anche a me faceva piacere l'idea di avere una persona in casa che mi cambiava i canali della televisione quando voleva lei, che mi diceva che non aveva niente da mettere mentre io stavo leggendo. Insomma, era la famiglia. Poi purtroppo è arrivato il successo e... Perché purtroppo? Beh, perché generalmente quando arriva il successo viene anche l'esaurimento nervoso. A te? No, alla mamma. Quando il successo arriva al marito, l'esaurimento nervoso viene alla moglie. E allora una moglie in questi casi fa due cose. O apre una boutique o si iscrive a medicina. Perché? Per realizzarsi. La mamma aveva un esaurimento nervoso tale che ha aperto una boutique, si è iscritta a medicina, tutto ha fatto. È stato un momento abbastanza difficile, sai. Ma io, bene o male, ne sono venuto fuori e mi sono aggrappato disperatamente ai miei principi. Non lo fare mai, sai, di aggrapparti ai principi. Finiscono sempre per cedere. Ma, bene o male, sono riuscito a compiere il passo della tintoria. E che? Consiste nell'andare fuori casa e portare a lavare in tintoria la propria biancheria intima. Calzini, camicie, mutande, magliette... E tu, papà, le mutande le fai lavare in tintoria? Sì. Allora non torni più. No, ma cosa vuol dire questo? Cosa c'entra? No. Io adesso poi sono nella fase residence. Sì, che è una fase fluttuante nella quale può capitare di tutto. Sai, è quando uno mette su casa che il discorso si chiude definitivamente. Ma tu al residence dormi da solo? Eh? Dormi da solo? No. Perché hai paura? Bravo. Anch'io certe volte ho paura. Vedi? Se qualche sera hai paura me lo dici e io vengo da te. Sì. Telefona prima magari, eh? No, perché sai, Chicco, noi attori abbiamo degli orari un po' strani e potresti non trovarmi. Invece io ho piacere di stare con te, voglio farmi trovare. Sono sempre contento quando possiamo stare insieme, hai capito? E poi sai, ti volevo dire un'altra cosa. Anche se io non dormo più in casa con te, io ti voglio bene lo stesso. Sapessi come aspetto la domenica. La domenica, quanto l'aspetto la domenica, aspetto solo la domenica, non vedo l'ora che arrivi la domenica, per stare un pomeriggio tutto intero insieme a te.
pomeriggio troppo breve insieme a te. La mamma vuole che ti porti a messa e noi per mantenere la promessa in chiesa per un attimo ci andiamo, facciamo un segno di croce ed usciamo, corriamo a Luna Park sul calcio in culo, lanciandoci felici verso il cielo e abbiamo tutte e due la stessa età. Anche se tiri fuori, se a pranzo con il sugo ci macchiamo, guardiamo le patacche e poi ridiamo, corriamo al circo e poi a pattinare, passa l'ora qui devi tornare, papà lo sai che abbiamo fatto tardi, dovevo fare un tema sul Leopardi, in fondo è stata solo colpa mia. Noi per Leopardi non ho simpatie, verrò a parlare con la tua insegnante, però alla mamma non diciamo niente, e abbiamo tutte e due la stessa età. Teatro, ti faccio vedere una bella prova con tutti i costumi. Sei contento? Ok? Ciao. Ciao. Ciao, Chico. Ciao, papà. Ciao. E ricordati, io voglio che tu venga la sera del debutto, perché io tutto questo lo faccio per sentirmi dire bravo, soprattutto da te. Tu forse non ci credi, ma faccio tutto questo per farmi dire bravo, 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 bravo. Alla parola bravo, nel cuore di un attore si accende un riflettore, e chi lo accende con un bravo sei tu. E allora scopo su un faccio, canto, suono, salto, ballo, tutto per quella parola che io sogno di sentire. Bravo, ah, che bravo, ah, bravo, che bravo, oh bravo, che bravo. Che parola inconfondibile, bravo.
la parola che mi piace di più. E che parola ineguagliabile, bravo. E il mio sogno è di sentirla da te. Permettete che mi presento? Sono il bavone Dudu Cavacicevi e questa ve la racconto questa qua perché non è una pinna, non è proprio la pinna. Dunque eravamo io, il mio amico marchese Cocò di Capratello. Cocò, saluti i signori. Gentili signore e signori, buonasera. La buona così? Ah, non ti sei sprecato. Dunque ce ne stavamo comodi comodi, belli belli, seduti al nostro solito bar di Via Veneto, quando si è presentato il cameriere, tomo, cacchio cacchio, e ci ha detto loro consumano, noi niente. Dice come niente? Non si è detto che bisogna evitare i consumi. Quando è carina questo, quando è carina, dai Cocò, economica, è forte, ti è piaciuta, dai Cocò, ti è piaciuta. Insomma, abbastanza buona, discretina. Non m'agiterei, hai capito? Senti, Cocò, ma dimmi una cosa. Tu l'hai seguita, l'hai seguita i missili? Sì, io ci ho provato. Ma quelli vanno veloci assai. Me lo volevo dire, la faccenda dei missili, hai capito? No, perché qua, corna facendo, se scoppia una guerra, noi in Italia come ci difendiamo? Perché quelli francesi hanno i missili con lo stato nucleare. Gli inglesi con le testate atomiche, gli americani con le testate multiple. E noi come ci difendiamo, scusa? Come ci difendiamo, scusa? Con le testate. Nucleari. Semplici. Come arrivano missili, noi? E andiamo in terrazzo, poi prendiamo la mira e la respingiamo a testata, hai capito? Ma quando sei cretino, io ti sto pure... Sono romantico come inglese. E sono tornata in Italia perché devo fare depilazione. E sono tornata in Italia perché Italia è un paese molto pittoresco, paese in continuo sviluppo. Oh, come si sviluppa Italia! I prezzi soprattutto, come si sviluppano in Italia! Pittoreschi! Io mi ricordo che 2 anni fa, quando sono venuta per la prima volta in Italia, io ho conosciuto Salvatore. Un bello Salvatore che mi piace a tutte l'ora. Ricordo 60.000 lire, camera, senza prima colazione. Quest'anno 60.000 lire, prima colazione, senza camera. Molto pittoresco. Io quest'anno ho fatto viaggi inclusive, tour. Mangiare, dormire, riposare, divertire, tutto compreso. Ho andato al ristorante di hotel. Cameriere mi ha detto, turista? Yes. Mangia la carta? Yes. Io non sapevo cosa vuol dire mangiare la carta. Poi ho saputo
chi alza carta più alta mangia. Ha mangiato Salvatore, che ci fama tutte l'ore. Ma io avevo una meravigliosa camera a quinto piano di hotel a Venezia, con finestra su Canale Grande. Molto pittoreschissimo. Mi ho svegliata al mattino leggiadra. Come sono leggiadra al mattino io. Ho aperto finestra e acqua mi entrava da davanzale. Ho detto cameriere, fenomeno acqua alta, acqua si alza. Dice no signora, è albergo che si abbassa. Molto pittoresco. E tutti che gridavano. Gridavano come disperati, aiuto, aiuto, salvate Venezia, io gridavo, salvate me porca puttana, ho l'acqua alla gola! Ma è stata una vacanza indimenticabile lo stesso, con il mio Salvatore, che aveva sempre fretta di far l'amore, che fretta c'era... Maledetta primavera. Mi sono insinuato nel caotico traffico cittadino, possi ammazza! Non riuscivo neanche a scendere dal marciapiede. Finalmente, quando sono arrivato dall'altra parte della strada, la vigilanza mi è venuta vicino e mi ha detto, dice, mi ha fatto, dice lei, dice no, dice, i gallini, dice lei ha attraversato la strada? Sì. Forse semafora rossa? Sì. Fuori dalle strisce? Sì. C'è 5.000 lire. Vinte perché sono riuscito a attraversare in colume? Dice no, perse, da pagà, multa, dacci tu, posi da... Aspettami qui che mo vado a prendere i soldi in banca e te li porto. Ci ha fatto la buca, ci ha fatto. Si ammazza. Beh, sono andato in banca. Un mese di fila! Quando è toccato a me c'era lo sciopero! Ci hanno avuto compassione neanche ad un povero pensionato, si ammazza! Poi dice che anche i bancari hanno un'anima. Ce l'hanno l'anima, l'anima delle... Un altro mese di fila mi sono fatto, va bene?
finalmente quando è stato il turno mio gli ho detto all'impiegato: è finito lo sciopero? Dice: sì, ma sono finiti pure i soldi? Dico: ma non me ne frega niente! Non me li dai magari di tasca tua, ma me li dai vostri, ma ammazzate! Dice: vabbè, dico: quant'è? Dice: 87.500 lire. Bene, meno la ritenuta d'acconto. Bene, meno il valore aggiunto. Bene, meno l'una tantum. Bene, rimangono 2.500 lire. Bene, meno le marche da bollo 800 lire. Bene, cioè se dici un'altra volta bene me devi dare i soldi di a me. Bene, possina ammazza. Lire una pensione, possina ammazza! Che ne ci compra il moncolotto? Ma che so, premorto io? Ma guarda che io campo, sa, mica campo santo, io campo per davvero, possina ammazza! Yeah. Ma arriva la scheda per il voto, ma arrivassero i soldi, mortali tu! Si va a ammazzare! Io ho il diritto di voto, ma non nelle saccocce. Le saccocce riempite me le possono ammazzare! Perché io, come campo, che campo d'aria, quando ho appetito vado dal gommista. E che c'ha fame oggi? Sì, mettiamo a 2,8. Sono nervoso. Perché io ho i miei diritti. Io voglio una mia casa, un mio spazio, come dicono i giovani, dove posso fare la mia musica, come dicono i giovani. Un pappa, attaccare i miei poster, ce l'ho curiosa, Garibaldi, la Borboni e Pertini, la nostra bandiera! Viva Pertinicchio! Guarda che esempio fulgido di vitalità! All'età sua va in giro per il mondo, vola, scala le montagne, gioca a scopetta con Zoff, si compra Gallaroste, viaggia, fuma, beve, zompa come un grillo e qualche volta... Pure! Con calma, bello il presidente che io brillo, cioè, guardi faccia presto e c'è un appuntamento. E quando c'è la bandiera al Quirinale perché te credi? E Ida! Prima ci sfruttano, hai capito? Finché siamo in energie, poi quando ci hanno spremuto ben bene, possono ammazzare. Ci sbattono su una panchina i giardinetti pubblici. Siamo le riserve della società. Ci mettono in panchina. Però quando gli fa comodo come riservimo, a me a casa mia mi sfrutta. Dice: bisogna portare il pupo a scuola, mannamoce nonno. Bisogna andare a fare la spesa, mannamoce nonno. Bisogna andare a ritirare un pacco, mannamoce nonno. Un giorno o l'altro il nonno che invece manna a tutti, va bene?
soddisfazione leggere bravo e sapere che quel bravo sei tu. Che momento irripetibile, bravo. Ogni cosa sembra facile, orecchie rosse. Davvero? Deve essere un difetto di famiglia. Thank you.
ineguagliabile, bravo. È la parola che mi piace di più. Che parola irresistibile, bravo. E il mio sogno è di sentirla da te. Bravo, quel momento non lo scorderai più. Che soddisfazione leggere, bravo, e sapere che quel bravo sei tu. Che momento irripetibile, bravo. Sembra facile, anche quella più difficile. Bravo il suono più entusiastico, bravo il sogno più fantastico, bravo è tutto il dizionario per me.